Ci siamo! Siamo live! Ciao a tutti! Buonasera. Allora, vuoi che faccia io la intro? Credevo che la volessi fare tu, oppure se vuoi la faccio io. No, vabbè, io posso anche farla io. Però... va bene. Allora, se vuoi vado un po'... spiegare che cosa succede oggi. Allora, oggi, come vedete, abbiamo un setup un po' diverso rispetto al solito. Non giocheremo Waterdeep, nel caso ve lo foste perso dalle news di Facebook, perché il nostro buon paladino è in vacanza, in una meritata vacanza, e quindi non poteva collegarsi. Anche se prima aveva fatto una rapida sortita, abbiamo come battuta detto che la sua linea era meglio dalla Croazia che da casa sua. Però stasera invece giocheremo una one shot masterizzata dal nostro buon Mickey. Come vuoi tu. Così era molto Mouse. Sensuale questo. No, ecco, tu. Quello magari no. Da tia. Dalla nostra buona tia che ci delizierà con una avventura a tema eberroniano. Che per chi non lo sapesse, Eberron è un mondo di gioco della Wizard of the Coast che ha un'ambientazione, diciamo, tecno-fantasy. È un po' un'evoluzione di quelli che potrebbero essere stati i Forgotten Realms, se dopo centinaia di anni in cui la magia si diffonde e tutte le quasi molte persone hanno delle piccole capacità magiche, e la magia viene usata come uno strumento quasi scientifico, viene convogliati in strumenti che sono quasi a sapore vittoriano, quasi steampunk ma magico, e ovviamente è un mondo completamente in realtà diverso dai Forgotten Realms, ha una sua cosmologia in cui ci sono tre grandi draghi che hanno dato origine a questo mondo, che Eberron è il drago di mezzo, che col suo corpo ha dato origine al pianeta. Poi esistono, cos'erano, Kyber, il drago di sotto, e l'altro non mi ricordo, il drago di sempre, che erano quello del sempiterno. Altra particolarità molto caratteristica di questa ambientazione sono i forgiati, che sono dei costrutti senzienti. Diciamo che l'ambientazione è volutamente vaga su questa cosa qua, se siano delle anime effettivamente anime di esseri viventi vincolate, o sono delle cose create unicamente dalla magia. Fatto sta che hanno capacità di pensiero razionale proprio indipendente, che sono stati... Il mondo è reduce abbastanza recentemente da una guerra che ha fondamentalmente coinvolto tutto il continente di Corvair, giusto? Il Corvair, no? Sì. Il Corvair, sì, che è questo qua che vedete, questo che vedete nella mappa. Conflitto che si è concluso poco dopo il disastro delle Morland, perché a causa di un Sire. Esatto, l'ex Sire, che a seguito di un'escalation dei conflitti si è arrivata a una specie di olocausto magico che ha disintegrato l'intera nazione. Adesso ci sono ancora i postumi di questa... Sì, adesso è avvolta da una fitta e perenne nebbia mortale. Esatto, chi entra all'interno di questa nebbia è solito non tornare. Quindi non si sa molto di ciò che accade dentro, però è anche altresì vero che queste terre ingolosiscono parecchi razziatori, perché tutto ciò che c'era nel Sire ora è a disposizione di chi è in grado di prendersi.
Una cosa curiosa di questa ambientazione è che fu scelta tra tipo 11.000 ambientazioni. Poi fecero un torneo nel 2000-2002, più o meno in quegli anni là, fecero un grande torneo per decidere qual era la nuova ambientazione di D&D, e vinse Eberron tra tipo 11.000, un torneo ufficiale della Wizard of the Coast, vinse Eberron circa tra questi 11.000 titoli, ed è, diciamo, come estrazione una ambientazione amatoriale. Cosa che io a me piacerebbe molto se la rifacessero un'idea del genere, perché secondo me si era dimostrata molto valida quando la fecero. Esatto, direi che è stata una cosa vincente per ma loro. Perché si è allora, io personalmente, ad esempio, non amo molto lo steampunk e il magipunk, però Eberron devo dire che è ben ha pensato, perché. Ha un suo perché, soprattutto è un'ambientazione molto di, adesso non lo so poi la campagna che giocheremo, ma il mondo di per sé, finita la guerra, comunque ci sono ancora questi attriti fra le nazioni che portano a un gioco di cappa e scudo. Cappa e scudo è interessante. Cappa e scudo, ti proteggi con la cappa e poi ti proteggi con lo scudo. Di una badilata con lo scudo. Esatto. Ma tra l'altro, che è molto carino, devo dire. Tra l'altro la cosa secondo me anche geniale è che se da un lato la magia è alla portata di tutti, dall'altro gli incantesimi potenti sono praticamente rarissimi, sono veramente rari, per cui non è come tipo i Forgotten, ci sono gli incantesimi potentissimi, no, sono rari, non vengono utilizzati. Sì, la media dei questo secondo me è una grande cosa, è bassa, la media dei PG, tipo gente di equivalente di quinto, di nono massimo, grossi. Sì, ma i nono sono un po', no, già figure mitiche, queste spie incredibili, assassini inarrivabili, dei clan dei mezzelfi. Ah giusto, manca un'altra cosa, i marchiati, che è un'altra caratteristica, sì, giusto, fondamentale. Le casate. All'interno dell'ambientazione ci sono le casate dei Dragonmark, che attraverso una linea di sangue appunto ereditano dai loro genitori questi tatuaggi, questi Dragon Mark, per l'appunto, che sono magici e gli garantiscono poteri speciali. Tra questi il più importante secondo me è il Dragon Mark della Tempesta, che è quello che permette di pilotare le aeronavi, che ovviamente permettono di raggiungere posti in breve tempo e farsi la guerra in maniera molto incisiva e tutto il resto, quindi hanno un po' in mano questa lobby delle aeronavi. Sì, è ogni casato ha il monopolio di un determinata del commercio, cioè quelli che fanno praticamente le banche, quelli che fanno la protezione, quindi i mercenari piuttosto che le guardie del corpo, il casato, e ognuno di questi sviluppa degli incantesimi, delle abilità grazie ai loro marchi, e gli permettono di usare questi incantesimi gratuitamente, diciamo, tramite questi tatuaggi che portano sul corpo, che appaiono naturalmente quando diventano adolescenti. Va bene. Bene. Detto questo, direi che con l'introduzione di che cos'è Eberron ci siamo. Ma quindi sono l'unico che non so un cazzo di questa cosa, mi pare aver capito. Ma io l'avevo letta un po' in quarta, devo essere sincero, che erano usciti un paio di bei manuali per la quarta edizione di Eberron. Io ho fatto una campagna, quindi mi sono letto solo il Wayfarer, c'è un nome impronunciabile, Guide to Eberron. Quindi, io mi sono letto solo quello e poi ci sto giocando una campagna, quindi la maggior parte delle cose che so è arrivata in campagna. Io ci feci una campagna nel 2006. Che ci giochicchiai e una roba, l'ho guardato. Vai, ci dobbiamo vincere. Andiamo. Allora, fondamentalmente voi siete membri della ciurma della Gioia Smargiante, che è appunto un'aeronave. Fondamentalmente dilettate in un commercio, ma non troppo spinto, di merci, piuttosto che fare da fondamentalmente nave di trasporto
passeggeri piuttosto che addirittura nave da crociera in alcuni casi. O accettate missioni di consegna specifiche, però non siete tanto diciamo assetati di soldi da farlo in maniera competitiva, e inoltre viaggiate su un'ex aeronave da guerra dismessa, dove appunto sul ponte principale sono anche presenti parecchie baliste, motivo per cui in realtà siete anche abbastanza al sicuro dai pirati e fate magari qualche rotta più pericolosa ogni tanto, perché siete fondamentalmente una ciurma di spiriti liberi che vuole andare un po' dove gli va a fare e vivere la giornata. In questo momento siete la nave, la Gioia Smargiante, è alla fonda di Adderport, qua. In una delle punte del Kebarra. Il Kebarra è questa nazione fondamentalmente ricoperta da una vastissima vegetazione di cui non sapete niente e per lo più non vi siete interessati neppure. Avete visto quando ho pingato l'Adderport? Sì? Sì, ma ero completamente fuori mappa perché non si era visto. Ah, ok, allora lo pingo di nuovo. Vai. Ok, qua è Adderport. Ma la nave è nostra, la nave è nostra. La nave è vostra. Siamo i proprietari. Sì. Siamo solo qui equipaggio. Io non l'ho visto manco stavolta, Adderport. Adderport è questo. È in basso a destra. Ah, ok. Siamo solo noi o c'è un equipaggio? C'è un equipaggio che è formato da, in realtà, quattro membri più scoprirete uno dei giocatori, interpretare un ospite. E fondamentalmente sì, è un equipaggio di soli quattro membri che pilota un ex aeronave da guerra. In realtà fa tutto la pilota, però questo è un altro discorso. E da qui voi dovete raggiungere Sharn, che si trova a sud del Breland, quindi a sud-ovest. Aspetta che gliel'appunto, che è molto più a nord, esatto. Sharn. No, è a sud-ovest, è molto a sud. Ah, scusami, quella è... qua, ok. Sharn è la città delle torri, che è appunto una delle città più famose di questo continente, perché è suddivisa a livelli. Ci sono livelli intermedi, livelli bassi, le camere matematiche sotto, i livelli alti dove vive la nobiltà. Vi prego di non disegnare sulla mappa, grazie, visto che è una cosa che potete fare e non vi ho tolto. Vabbè, fondamentalmente solo questo devo sapere. Questa non è la rotta, poiché non potete passare sopra le Morland e fondamentalmente sorvolerete il mare senza allontanarvi mai troppo dalla costa, perché attraversare l'Italia, la Kraken Bay, potrebbe non essere. Ma al di là di questo, la rotta durerà circa una settimana di viaggio. Esatto, è più simile a questa la rotta. Avete appena finito di imbarcare i passeggeri e avete conosciuto un elfling abbastanza silenzioso, sta sulle sue, è vestito in maniera abbastanza elegante, paga bene, non avete fatto troppe domande. Dopo di lui avete conosciuto un gnomo. Questo gnomo è un alchimista, è un po', sembra esagitato, entusiasta della propria scienza, quanto me. E infine avete conosciuto gli ultimi passeggeri, che sono una coppia di nobili di Sharn, che dopo un'avventura, se così vogliamo definirla, nel Kebarra, vogliono fare il ritorno alla loro città natale. Avete appunto appena finito di imbarcare questi nobili e vi ritrovate tutti sul ponte della Gioia Smargiante.
aspetta che li chiudo. Ok. Ok. Okay. Callus, Krianis ti ha preso da parte, ti ha fatto salire su questa specie di zona sopraelevata dove si trova il timone della nave e ti bisbiglia all'orecchio. Credo che dovresti dare il benvenuto formale agli ospiti. Perdonami, io sono il timoniere? No, tu sei il capitano. Cazzo, la timoniere ti ha appena chiesto di dare il benvenuto formale agli ospiti. Io sono il capitano. Non lo sapevo che eri il capitano. Allora. Bene. Vedi. È vero, sono il capitano, maledizione, tocca a me. Benvenuti a bordo. Spero che il viaggio sia di vostro gradimento. Percorreremo la costa sorvolando il mare senza allontanarci troppo dalle terre e buon viaggio. Vedi che Krianix si schiarisce la voce, ma sì, gentili ospiti, come avete sentito avete ricevuto il benvenuto dal capitano, potete accomodarvi nelle cabine al deck inferiore dove vi accompagnerò a breve e siete invitati tutti stasera a cena a mangiare al tavolo del capitano e ti guarda come se tu avessi dimenticato di dirlo. Ci vediamo per la cena allora. Io non sono lì, vero, giusto? Sì, sì, tu sei, siete tutti sul ponte in questo momento. Senti la coppia di nobili mormorare qualcosa, l'elfling fa un cenno e inizia ad andare sotto coperta insieme al forgiato Batch che gli fa strada. Subito dietro di lui lo segue lo gnomo alchimista. Non perdiamo tempo. Sentite, io faccio. Sentite una piccola ragazzina che fa. Oh! E vado vicino all'anello di fuoco che circonda la nave. Faccio. Oh! Guarda, che bello! Ti sporgi leggermente dal parapetto della nave, però l'anello di fuoco è molto distante da te, non lo puoi raggiungere. Però le fiamme che si muovono intorno a questo anello ti incanta. Ok, rimango lì poco dopo questa breve scena. Sto creando un token, ragazzi, niente, non ce l'ho fatta a farlo discretamente. Ok. Allora io non l'ho visto. Scusatemi un attimo, ho dimenticato un token ed è proprio quello di Flavio. Allora, perché non me la fa vedere? Ok, eccoci. Metti qua, posta qui. Sì, mo deve laggare, grazie. Download. Token 1.4, fatto. Scusate per come guido, pensavo di averli fatti tutti, invece me ne ero perso. Mi intrattengo con canzoni marinaresche. No. Io ho una fascia che mi copre un occhio, vero? Ma perché non ce l'ho un occhio? No, è solo estetica. Ah, ok, sono tamarrissimo. Esatto. No, aspetta, no, mi sono perso una cosa. Dimmi. Ah, lui è Callos, ok. Sì. Tu hai una benda davanti all'occhio, ma l'hai messa solo perché faceva figo, faceva pirata vissuto e quindi ti piaceva. Dicevo,
l'aeronave dopo poco decolla a opera di Krianis, la vostra timoniera e pilota. L'Elfling e lo gnomo si ritirano nelle loro stanze che gli sono state indicate, mentre invece Gwenopil, subito dopo aver allocato nella stiva numerosi bagagli e aver fatto un breve giro della cabina, tornano sul ponte e fanno: capitano? Capitano, mi scusi, dice la donna. Sì, che c'è? Ah, piacere, sono Irina Morwin, con mio marito, Vagan Morwin. Ma questo lo sapete già, ci siamo già presentati. E vedi che mentre lo fa, mentre dice ciò, lo spacco della gonna mostra queste lunghe gambe. Fa anche una strizzatina d'occhio, si rivolge a te. E ti dice... Ebbene, capitano, volevamo sapere, sì, se pensate che, non lo so, cosa potrebbe succedere durante il viaggio, magari qualcosa di intrattenente. Ci intratterremo guardando il mare. Sì? Cos'altro? Ah, sì, guardare il mare, proprio ciò che avevo in mente. E intanto senti il marito dietro borbottare qualcosa. Queste donne. Cosa fate? Mi rilassavo qualche minuto. Allora, io invece, diciamo che corro un po' in giro, curiosa, a esplorare un po' tutta la nave, un po' quasi scavezzacollo, un pochino. Stai correndo avanti e indietro sul ponte della nave, quando a un certo punto fiocco di neve ti sguscia dalle mani e saltella rapidamente verso... Amber. No, Fiocco! Fiocco, vieni! Amber, vedi questo coniglietto che da distante ti sembra un coniglietto normale, ma quando si avvicina, tu che hai un naso non fatto molto sviluppato, inizi a sentire questo odore di marcio e putrido che ti assale le narici. E quando il coniglietto ti arriva abbastanza vicino da raccoglierlo, vedi quella che ti sembrerebbe essere una costola sporgere da il lato del coniglietto, quando ti accorgi che uno dei due occhi pende. Amber praticamente fa questo gesto qua simile a un gatto che ha paura, tira fuori i denti, quasi distinto, no? E si allontana di un passo indietro. E dico: bimba, tieni lontana sta bestia da me. Oh, sì, Amber è solo curioso. È curioso. Piace conoscere gente nuova. Vedi che lo afferro e lo accarezzo. In realtà Dorothy viaggia con voi da un po', da qualche viaggio. Quindi il coniglietto raccapricciante l'avevate già visto, ma... ogni volta è sempre un piccolo infarto. Da sempre un certo effetto. Esatto. E, prego. Se quel coso cade in mare, non lo ripescheremo, No. Non cade. Fiocco sta con me. Vale anche per te, quindi cerca di correre di meno. Ok, vado sotto coperta. E poi tieni la balla, gli ospiti potrebbero non gradirlo. E puzza per tutti. Non è vero, è muschiato. È l'unica cosa buona che non mangia, che non consuma.
Vedete Crianis che fulmina tutti con gli sguardi, ospiti compresi, e fa: beh, cosa ci fate ancora sul ponte? Se non avete nulla da fare, ritiratevi nelle vostre stanze. Finché la nobildonna tira fuori il ventaglio e si è spento la ventaglio. Quanta scortesia! Prende, va sotto coperta, seguita a ruota dal marito. Poi Crianis guarda pure poi e fa: beh, vale anche per voi. Beh, sì, io mi ritiro. Ma mi incuriosiva molto l'elfling. Che mestiere, cosa ci fa qua sopra? Che mestiere fa? Perché sta qua? Riesco a sapere qualcosa? Allora, tu in realtà non lo sai. Nel senso, gli ospiti li ha... hanno cercato il capitano che ha condotto le trattative, quindi in realtà Callous sa semplicemente che l'Elfling un giorno ha spuntato e ha detto: ho bisogno di un passaggio discreto verso Sharp. Okay. Sono pronto a pagare il doppio della tariffa se non farete domande. Ah, quindi ha pagato il doppio lui? Sì, ha pagato il doppio. Pur di non avere domande. Sì. Questa cosa mi preoccupa. Teniamolo d'occhio, eh. Non è la prima né l'ultima volta che trasportiamo elementi di questo tipo, Hammer. Non preoccuparti troppo. Crianis, lascio questo ferro vecchio alle tue mani. Portaci dove devi portarci. Ehi, non chiamare ferro vecchio la gioia smargiante, dice Crianis, e ti fulmina, è veramente autoritaria, nonostante il capitano sia lì. Fino a prova contraria, la mia nave la chiamo come mi pare. Ah. Io avvicino un attimo la nobildonna. E... la nobildonna è andata nelle sue stanze, però puoi andare a bussare se lo desideri. No, volevo beccarla mentre scendeva, sennò no, niente. No. Preferisco andare in giro a curiosare per la nave, proprio anche sotto coperta mi metto a infilarmi fra le casse, queste robe qua. Fammi un tiro in investigation. Cioè, tiro anche, cioè tipo... gioco anche, vedo sulle scialuppe, gioco, faccio finta di remar, cioè proprio mi metto lì a guardare in giro. Investigation. Fammi un tiro di investigation. Niente. Ok, tengo il 10. Quando ho cliccato due volte. Quando ti metti a giocare in mezzo ai bagagli della stiva, inciampi in uno dei bagagli della nobildonna. Lo riconosci perché è rosa. Il bagaglio si apre e vedi che parecchi libri escono da questa valigia. Però ti guardi intorno, nessuno ti ha visto, rimetti tutti i libri dentro la rinfusa e chiudi il bagaglio e fischiettando ti dirigi in un'altra direzione. Ok, un sacco di libri. Sì, okay. Questa cosa l'avete vista pure voi due perché stavate osservando la bambina giocare, siete sotto coperte. Ma abbiamo capito libri di che argomento? No. Però erano libri grossi e pesanti. Dovreste riaprire la valigia per guardare di che libri si tratta. Avevano attirato la mia attenzione o no? Così per giusto per. Non li hai guardati così. Bene. Cioè io ho guardato libri! Per non farmi vedere che ho combinato un casino, ho richiuso quindi. Ok. Che ore sono più o meno? Pomeriggio ormai. Stiamo viaggiando. Imbarcati. Sì, 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 state viaggiando. Infatti Crianis vi ha scacciato dal ponte. Avete molto brevemente in realtà superato le nuvole. L'aeronave è fatta in modo tale che il cerchio di fuoco, quando si è in alta quota, non solo mantenga magicamente l'aeronave in quota, ma anche scaldi i due ponti della nave in modo da non farvi morire congelati.
quindi c'è anche un bel clima temperato. Ok. Ah, perfetto per un pisolino. Mentre dici ciò, ti rendi conto che per tornare nella tua cabina, che devi tornare a, di sopra con Krianis. Ah, ok. Lo puoi fare, non ti preoccupare. Che... lo faccio. Ok. Quando torni sul ponte, Krianis ti guarda un po' storto, ma tu rapidamente ti defili ed entri nella sua... È freddo sul fuori. No, è scaldato anche l'esterno. Sì, okay. Ah, non c'è neanche, non ci sono neppure le raffiche di vento. Si può passeggiare tranquillamente sul ponte. Okay. Solo che a Krianis non piace essere disturbata mentre lavora lo stai. Sali sul ponte e ti infili nella cabina. Miki, io vorrei anche assicurarmi che quello invece fa l'alchimista, sì, non combini qualche casino e ci faccia saltare tutti quanti per aria, quindi mi accerto che tutta la sua merce sia conservata per bene all'interno delle sue valigie, che non li tiri fuori. Allora, ti metti a guardare nella stiva e ti rendi conto di una cosa: l'alchimista non ha imbarcato bagagli a parte il suo zaino, quindi okay, tutto ciò che possiede in questo momento è con lui nella sua stanza. Il che mi preoccupa. Gli busso. Sì, lo gnomo fa... senti i piedi dello gnomo. E arriva, correndo. Apre. C'ha gli occhiali calati sul volto. E ti fa... Sì, desidera. Sono Amber dell'equipaggio. E do un'occhiata dentro, sbircio. Fammi un, un perception. Allora, aspetta, scheda, perception, dove sta? 21. Ok, vedi all'interno della stanza, una rapida occhiata ti basta, e c'è lo zaino, che prima sembrava uno zaino normale, che si è praticamente aperto così, a scompartimenti. C'ha una specie di piccolo alambicco con un fuoco acceso sotto e tutte le fiale piene di liquidi che non riconosci in realtà, però alcuni anche da colori piuttosto naturali, che vibrano leggermente mentre il liquido si muove grazie a comunque il rollio della nave che stia volando. Ehi amico, quella roba lì devi tenerla nello zaino, non va mica bene tenerla così. Finché lo gnomo si gira, guarda il suo piccolo laboratorio di alchimia portatile, ti guarda e fa, beh, ma quello è lo zaino? Sì, ma chiuso e senza il fuoco sotto e tutta sta roba che bolle e questi fumi che esalano da lì dentro, vuoi farci saltare in aria? Ah no, saltare in aria, no. Non ho intenzione di fare... nulla del genere. Ho brevettato una nuova fiala che quando si schianta al suolo si espande in questa sostanza che è tipo schiuma, come quella che si può fare con il sapore. Hai presente il sapore? Guarda. Sì, ho presente, però leva sta roba. Sulla nostra nave gli esperimenti li fai a terra. Sulla nostra nave queste cose qui non le vogliamo. Ah, okay. Caspita, pensavo di sfruttare questi 7 giorni per studiare quella nuova reazione. Avevo comprato proprio il nickel apposta. Mi dispiace. Va bene, se sono queste le regole, signorina? Sì, signorina, e lo accetto, metterò a leggere i miei appunti, a ristudiare i miei appunti. Grazie, vedi che bacio, con ciò signor Gnomo. Ti fa un lieve cenno, ti chiude la porta, avanti. Buon viaggio. Va bene, trascorrete il resto del tempo a Dorothy a bighellonare. E mentre invece Amber, tu comunque hai dei compiti a bordo e invece il capitano Callows dorme.
Arriva l'ora di cena. Callus, vieni svegliato da Rhianis in modo anche abbastanza rude. Ti scuote le spalle. Già, lo so, è già ora. Su, non su, cambi, si vesti, deve accogliere gli ospiti. La prima sera si cena sempre con gli ospiti. Sì, avevamo già parlato dell'etichetta a bordo, capitano. Appunto, ne avevamo già parlato. Non guardarmi qua, ne avevamo già parlato. Sto andando. E vedi che se ne esce. Poco dopo venite chiamati tutti, perché cena tutto l'equipaggio con gli ospiti. E adesso qua i token occupano più spazio della dimensione del tavolo, ma va bene. Sì, è che a tavola non abbiamo un metro e mezzo a testa di solito. Esatto. C'è pure Kryanis. E manca l'Elfling. Non si è presentato. E Batch entra con le sue... è un Juggernaut, quindi è un forgiato di tipo 150 kg, se non di più. È enorme. C'ha questi larghi vassoi pieni di pietanze. Il primo... Sì, che ci hai preparato di buono per questa sera? Capitano, c'è una zuppa come antipasto, poi abbiamo tagliatelle con ragù di cervo, quindi a seguire brasato di cinghiale con filè di patate e soufflé della casa come dolce. E vedi che inizia a... Dolce! Inizia a servire queste pietanze. Poi si avvicina a te. Fa, capitano, ma da bere cosa vuole che porto? La riserva di quel rosso? Oppure quei vini chiari che abbiamo comprato a Underport? Ma chi? Succo d'arancia, voglio succo d'arancia. No, penso che l'acqua vada bene. E al massimo bene. Quel vino che abbiamo preso prima di partire l'ultima volta. Il resto lascialo. Quel vino lo uso per cucinare, capitano. Posso mica portarvelo da bere? Non sia mai, non è adatto più. Non ti preoccupare, io berrò l'acqua. Quel vino, il vino buono, lascialo da parte. Ho capito, capitano. Lasci fare a me. Vedi che esce e dopo poco torna con dell'acqua, due caraffe, sempre sul vassoio, e sull'altro braccio un barile di vino. Rosso, non il più pregiato, tu li conosci, non è il più pregiato della stiva, ma non è neanche quella specie di aceto che gli avevi detto di portare. Non mi sembra che tu abbia proprio il pugno della situazione su questa nave. Detto questo, in realtà Batch vi porta le pietanze, insomma, le varie portate una dopo l'altra, e passa il suo tempo o in piedi ad osservarvi, è quasi inquietante, ma poi ci avete fatto il caso, o in cucina, dove non lo potete vedere. Ah, io darei... Spero che sia tutto di vostro gradimento. Io darei, senza cercare di fare, cercando di non farmi notare, darei sotto il tavolo da mangiare a fiocco di neve. Quando provi a dare, so che non mangia, esatto, quando provi a dare da mangiare a fiocco di neve, il coniglio non reagisce per niente, cioè non annusa neanche il cibo. Quindi non è la prima volta che succede, tu sai che cosa devi fare per far mangiare fiocco di neve. Inizia a ficcargli il cibo dentro la bocca. Esatto. Il coniglio non respira. Stai bene dopo. Il coniglio non respira, quindi non soffoca, e lo farcisci di alcuni pezzi di varie pietanze. Tant'è che dopodiché certo me ne disinteresso punto, e lo lascio lì che per terra, che per meglio la tua mangiata. Poi... Tant'è che a un certo punto, quando ci stai ficcando anche un po' di brasato di cinghiale, ve l'ho detto, un pezzo di che era entrato nel suo stomaco pizzito esce di lato da una ferita, che quando il coniglio non è gonfio di cibo non si nota. Ma la stessa da cui praticamente sporgeva la costola. Esce un po' di cibo. Tu, Amber, sei seduta di fianco a lei e
mentre lei si disinteressa del coniglio che spurga, tu noti tutto. Anche se il coniglio è sotto il tavolo, sei l'unica che lo vede. Smettila, dai, cazzo, stiamo mangiando. Che lui mangia. Sì. Dai, su. Poi mi metto lì a battere i piedi, stando presente ai bambini che non arrivano alla sedia, batto i piedi, ta 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 ta, ta sotto il tavolo. State cenando, in realtà chiacchierate un pochino con i nobili e con l'alchimista. Scoprite che l'alchimista era andato, è partito per questo viaggio e ha comprato dei materiali, dei componenti esotici. Il suo viaggio è culminato nel Barra, dove ha cercato di esplorare la giungla alla ricerca di rari ragni velenosi, però è stata una ricerca infruttuosa. Non tanto perché non ha trovato i ragni, che è un miracolo che sia riuscito a tornare ad Adderport dopo averli trovati. Mentre invece scoprite che la coppia di nobili aveva voglia di cambiare aria. Parla praticamente solo la moglie, la donna, e vi dice di quanto la vita a Sharn, in mezzo a tutti quegli agi, sia noiosa, che non abbia niente da fare, che ogni volta che fa salotto con le sue amiche le raccontano questi incredibili viaggi, i mariti le portano, e quindi ha chiesto a suo marito di fare lo stesso, di organizzare una piccola vacanza in un luogo esotico. Io le guardo molto i vestiti e le faccio i complimenti. Che belli abiti, signora, è molto elegante. Fammi un tiro di perception. Fammelo anche tu. Cioè, fatemelo anche voi altri. Ma io sono asessuato? No, tu sei maschio. Sei un uomo. Ok, Amber, il valore dei vestiti è tipo la cosa che meno ti interessa sulla terra. Cioè, è proprio una cosa a cui non dai valore, quindi non la guardi neanche. No, era Amber che ha tirato, Sì, Amber. Dorothy, tu invece noti che in effetti questi vestiti devono essere molto costosi, però quelli che indossava tua madre erano più belli. Sembra essere, fare parte della nobiltà, ma non del rango più elevato. Ok. Quindi sì, ricchi, ma per i ricchi lo standard è basso, ok? Per voi ovviamente sono ricchi sfondati, cioè tu, Dorothy, sei l'unica che grazie al tuo background potresti intuire che non tra i ricchi non sono un facoltà. Okay. Carlos, tu invece guardi tutta un'altra cosa. La signora non sapresti ben dire quanti anni abbia, probabilmente complice la tonnellata di trucco che ha utilizzato. Con estrema sapienza, probabilmente una decina di anni prima doveva essere estremamente avvenente. Ora probabilmente i segni dell'età stanno avendo la meglio, anche se li nasconde. Ok. Com'è che l'elfing non è venuto? Faccio ti rispondo. No. Sono andato a bussare personalmente alla camera del gentile ospite. Se devo essere sincero, mi sono un po' offeso che non abbia deciso di partecipare alla cena di stasera. D'altronde mi sono impegnato così tanto. Ma ha detto che non si sentiva bene e che voleva rimanere nella stanza e forse avrebbe recuperato da mangiare dopo. Vabbè, forse un po' di mal d'aria. Può essere, ma questo non giustifica aver saltato la cena. Detto ciò, il forgiato... Quando mangiai, faccio un sacco di puzzette. Il forgiato sta sulle parole di Dorothy. Il forgiato stampa una bottiglia con dentro un
un vino liquoroso dal colore ambrato, molto dolce sia all'odore che al sapore, e ve ne versa a tutti dei bicchierini. State, vi ha già ormai portato il soufflé, siete al dolce, e ve ne versa uno ciascuno, compresa Dorothy, e dice: questo vino l'ho comprato di mia tasca ad Adderport e l'ho scelto apposta per abbinarlo al dolce di stasera. Spero che sia di vostro gradimento. È dolce o secco, giusto per capirci? È dolce, è molto dolce. Allora piace anche ai bambini, esatto. Anzi, a chi piace il whisky, no? Quel genere di sapore magari un po' più secco, questo potrebbe dare fastidio. Per intenderci, per farvi capire quanto è dolce. Anche tipo se un porto. Va benissimo. Il dolce cos'è? Ah, è un soufflé al cioccolato. Oh, ti indica il piatto che hai davanti, perché te l'ha dato, te li ha già distribuiti prima di distribuire il tuo. Ok, descrivi. Ah sì, certo. E mentre il forgiato descrive magnificando l'opera che ha compiuto in cucina, inizi a sentire un odore di bruciato. Un capolavoro. Cioccolato. Sta andando a fuoco in qualcosa di là. Se lo assaggiate è buonissimo. E sicuramente odorare di bruciato non è il soufflé al cioccolato. Non è sicuramente questo. Adesso lo senti anche tu, Amber. È odore di fumo. È proprio Amber, qualcosa che va a fuoco. E baci! Arricci il naso come farebbe un felino. Ehi, sento odore di bruciato. Fatemi andare a dare un'occhiata. Ma ci dice, è possibile, il fuoco della cucina è spento e non ho bruciato niente. Come? Non io non bruciai niente. Cosa? Non vedi sembra che dalla cucina. Crianis è un po' allertata e dice: ma è impossibile, la nave non può bruciare. Ci sono gli incantamenti. Il mio fiuto non sbaglia, se sento odore di bruciato sta succedendo qualcosa. Diamoci la mossa prima che sia troppo tardi. Sei sicuro che non hai lasciato nulla nel forno? Mentre chiedi questo, Amber apre la porta ed effettivamente vedi del fumo uscire da sotto coperta. In questo momento si allarmano tutti, cioè oltre che voi anche gli ospiti, e Patch e Crianus. Posso fare un tiro mentre sono distratti? Volevo fare provare a fregare quel che resta del soufflé di Amber. Dal suo di punto. Amber? Quello che volevo proprio, mentre lei guarda. Oh! Io volevo proprio prendergli e mangiargli un pezzo di soufflé. Tira con vantaggio perché è distratto. Non so come si faccia con questo a tirare con vantaggio. Sulla tab c'è scritto advantage. La tab quale? Vabbè, tiro due volte. Ah, vabbè. Slate of hand. Rapidità di mano e tiri due volte, sì. Ok, un crittone. Le persone sono molto distratte da quello che sta accadendo, e l'unica a cui sembra non fregare niente sei tu, quindi non solo riesci a fregare un boccone dal soufflé di Amber, quando ti rendi conto della situazione inizi a prendere i soufflé di tutti. Cioè tipo io sono sporca di cioccolato praticamente, vado in giro, esatto, con le manate di cioccolato. Sì, ma proprio quando ho visto che ero distratti non mi hanno visto col primo che afferravo, ho preso una manata un po' in giro da tutti quanti. Esatto. Hai visto quella meme su internet del bambino che sta sull'altalena e dietro che va a fuoco tutto il quartiere? Non so, non l'avete vista. Esatto. Si diverte sull'altalena, l'hai vista, Luke? Quella, la bambina quella vista, che fa la faccia diabolica? No, quella è bellissima. Vabbè, cosa cazzo sta succedendo sulla mia? Correte, vi affrettate, scendete sotto coperta. Vedete che le fiamme stanno dando fuoco a una delle
cabine dell'equipaggio. Questa, per intenderci. Di chi è? Quella dell'Elfling. Cosa fate? Irrompiamo nella sua camera. Sì. Estraggo la scimitarra. Ops. Tu estrai la scimitarra e Amber sei la prima, però arrivi e con un calcio mi fai una prova di atletica. Che si faceva vedere la descrizione dello spell? Amber? Devo fare che cosa? La prova di atletica per sfondare la porta. Ah, pensavo che l'avessi chiesta. No, no, l'avevo chiesto a te. Ah, no, no, scusami, sono un po' arretrato io. No, vai tranquillo. Ok. Atletica, tiri un calcio alla porta che non si apre. Il tuo piede entra però nel spaccando il legno perché è indebolito dalle fiamme che ti rendi conto lambire anche la porta a questo punto. Ti allontani immediatamente quando vedi le fiamme che iniziano appunto a consumare la porta. Ok. Ehi, piccoletto, apri subito questa porta. Non ci sono risposte. E Amber, tu lo vedi benissimo. All'interno è un inferno di fiamme. Non c'è nessuno là dentro. Se c'era è morto. Apriamo sta porta. Io riprovo a dargli un calcio. Non muore nessuno sulla mia nave. Fai un altro tiro di atletica. L'aiuto. Gli posso dare vantaggio. Mi fai anche un tiro salvezza su destrezza. No, aspetta, questo... Ok, no, va bene. Va bene? Ok. Sì, sì, va bene. Tanto è superato. Allora, prendi 3 danni da fuoco, perché stai calciando una porta in fiamme, però la riesci a sfondare. All'interno, appunto, le fiamme sono dappertutto. L'arredamento è andato. Vedi un cadavere, una sagoma... che sta bruciando, ma che probabilmente è già carbonizzata. Immagini essere. Guardo Amber e dico: non si diceva niente esperimenti su questa nave? Era quella a fianco che doveva. Esatto, era quello a fianco, quello con gli esperimenti. Con gli esperimenti. Che stava su a cena da noi. Comunque, allora, ci sono delle coperte che possiamo utilizzare per spegnere le fiamme? Ci sono coperte nel punto di vista. Ok. Beh, allora... lì è tutto a fuoco, anche le coperte. Sì, sì, no, immaginavo. Però prendiamo quelle delle altre stanze e buttiamo sul fuoco. Ti precipiti nella stanza di fronte, che è... ok. Che è aperta, perché non è occupata da nessuno. Prendi una coperta e inizi a cercare di... domare le fiamme, ma dopo qualche secondo con sgomento ti rendi conto che queste fiamme iniziano a divorare anche la coperta. Dorothy, tu provi a fare qualcosa. Serve dell'acqua. Allora, perché il guardate, il touch è necrotico, non è da freddo. Già, non è. Non è quello da freddo. Scendo con il boccale d'acqua. Diciamo, scendi con il boccale d'acqua, lo getti nelle fiamme e quello che senti è un... praticamente evapora e fa altro fumo quando lo butti in mezzo. Mentre Carlos ti precipiti verso le cucine dove c'è la riserva d'acqua, lo gnomo si fa avanti e fa: presto, presto, lasciatemi passare. Vedi che fa fatica a farsi strada tra tutti, che sono molto più giganti di lui. Ti dà uno delle tue maledette fiale qua dentro. Probabilmente se avesse potuto sarebbe arrivato prima. Fermo. Vedete effettivamente estrarre una fiala che quando si schianta in mezzo alle fiamme. Da cui prorompe fondamentalmente questa schiuma biancastra che sembra assorbire le fiamme e
vedete una cosa molto particolare. La schiuma sembra allargarsi e ingrandirsi, divorando le fiale. L'ognomo tira anche una seconda fiala per far sì che il processo sia più veloce. E dopo quasi mezzo minuto, in realtà, la stanza è completamente invasa da questa schiuma, ma il calore delle fiamme è scomparso e non sentite più neanche il rumore del fuoco. Ovviamente dentro la stanza non vedete niente, esce questa schiuma. Ben fatto, amico mio. Oh, caspita, ma non aveva detto la vostra compagna che non poteva andare a fuoco la nave? Vedi Rianis che ti guarda un punto sgomento e non si capacita di ciò che è appena successo. Com'è possibile? Capitano, io non lo so. Mi fate tutti un tiro di arcana? Sì. Ok, allora sei l'unico a non sapere. Fai la domanda, ovviamente sai. Tu, Amber, ti sei informata quando... Comunque non è il combattimento. Ah, scusa. Ti sei informata quando hai cercato qualche informazione sulle aeronavi. Dorothy, lo sai perché l'hai letto nella biblioteca segreta proibita di tuo padre, dove c'erano libri più o meno su ogni cosa. Le aeronavi sono effettivamente protette da degli incantesimi che gli impediscono di prendere fuoco per mezzi normali. Probabilmente degli incantesimi abbastanza potenti o oggetti incantati o anche altro, diciamo di non comune, potrebbe dare fuoco a un'aeronave. Infatti le aeronavi prendono fuoco quando vengono colpite dai colpi delle altre aeronavi fatte apposta. Ok. Però guardo in giro per guardare, certo, se che c'è. Saranno. C'è il cadavere dentro, giusto? C'è il cadavere. Allora, dovete guardate la schiuma e l'uomo stringe nelle spalle e dice: non so bene quanto tempo ci metterà a sparire, però credo che sì, mezz'ora, un'ora e dovreste riuscire, se no potete provare a togliere la schiuma. Schiuma! No, a mano. E Dorothy si butta nella schiuma. Non hai qualcosa per scioglierla o un'altra delle due fiale? No, anzi, facciamo così, lascia stare. Proviamo con l'acqua, magari si scioglie con l'acqua. Ma ci porta qui un paio delle due pale. Vedi che faccia arriva con due barili d'acqua, perché quando tu hai detto di portare l'acqua, lui... Io esco tipo mini omino Michelin, no? Mini omino Michelin. Porta di schiuma, sì. No, l'acqua non serve più. Qualcosa per togliere questa merda. Acqua, a me. Ma certo, attenti che c'è un cadavere lì sotto, eh? Esatto, c'è Dorothy che ci gioca dentro. Krianis ti si avvicina a Kallus, dice nell'orecchio: capitano, sarebbe meglio confinare gli ospiti nelle proprie stanze fin tanto che non avremo finito questo casino. Ah, non ce n'è bisogno, basta che non entrino qui. Vedi che la nobildonna è tipo curiosissima e praticamente si appoggia allo stipite bruciato della porta e guarda all'interno, anche se... Dopo poco Batch torna con dei moci, degli stracci e dei secchi che di solito vengono utilizzati per la pulizia della nave. Domanda, una cosa, è aperta o chiusa la stanza dei nobili? In teoria è chiusa, perché quando gli avete dato la stanza gli avete dato pure la chiave. Se l'hanno lasciata aperta, la porta è aperta.
ovviamente il capitano ha una copia di ogni chiave nella sua cabina. Vorrei provare quando esco, quando gli sono, se sono un po' distratti, a vedere se è aperta la chiave. Fammi lo stealth. La porta dei nobili. L'hai fatto troppo forte sto punto. Vediamo quanto ho fatto. Hai fatto 21, caspita. Effettivamente i nobili tratti dalla scena. Cammini piano, non ti fai notare, sei piccola, leggera. Arrivi alla porta. Sì. Perché arrivi alla porta, abbassi la maniglia e vedi che effettivamente la porta si apre. Ci lascio dentro Fiocco di Neve. Ok. Fai entrare il Fiocco di Neve che sembra. Fammi vedere tutto, Fiocco. Vai. Perché Fiocco di Neve è tipo. Guarda. Sempre l'occhio che pende e l'altra orbita opaco. Cioè, è l'altro occhio opaco. E quando lo spingi nella stanza fa qualche saltello ed è. E poi volevo andare di filato. Aspetta, quant'è il range? Non me lo ricordo mai del. Vabbè, mi chiudo in un angolino, non dietro proprio, non attaccato alla loro porta, e guardo con gli occhi del famiglio. Non puoi. Ah, non posso con lui? Non sai patto della catena e non è un famiglio. Cioè, sì, scusa, è un famiglio, ma è un. Scusami, quando, perché avevo visto fra gli spell anche che c'era. Fine Familiar, ma è quello che hai per il patto del tomo, quindi è un famiglio normale. Scusami, avevo dato per scontato che lui fosse il famiglio, scusami. Sì, è lui il famiglio, ma è un famiglio normale, non è un famiglio. Ok. Partire di quelli. Ok. Allora butto dentro un occhio e do un'occhiata rapida. L'idea è di aprire la porta e darci un'occhiata dentro. Più per curiosità. Puoi comunicargli telepaticamente, ti ricordo, perché comunque è un famiglio. As an action you can see through your familiar face and ears. Ok, no, ok, allora il patto della catena ti dava altri. Ok, va bene. Il patto della catena ti dava quelli fighi, quelli tipo il Quasit, quelle robe lì ti dava. Sì, ti dava il Devil's Eyes, avevi Limp, eccetera. Tutti. Quindi sì, riesci a vedere attraverso gli occhi di Fiocco di Neve. Ti lascio uno spiraglietto aperto della porta, per il caso poi se lo voglia fare. La lasci semi aperta, ti allontani e magari vai addirittura nella tua cabina e guardi con gli occhi del coniglio e vedi che è rimasto lì dove l'avevi lasciato, vedi il muro davanti a te. Ok. Per provare a dargli un ordine. Si dice. Guarda se c'è qualcosa di divertente in giro. Fammi un'investigation. Però non volevo farlo. Non so, devi farlo con la scheda del figlio? Sì, credo di sì. Aspetta che. Scala su int investigation? Sì. Sì. Ottimo. Ho appena tirato con la scheda del coniglio. Ha fatto 0. Vedi che il coniglio saltella in giro, però all'altezza pavimento non vedi nulla di interessante. Okay. A un certo punto va sotto il letto, vedi che c'è un sacco di polvere. Allora niente, dopo vedendo che non trova nulla di interessante lo richiamo indietro. Ok, il coniglio esce diretto. Voi intanto siete riusciti a liberarvi della schiuma. Entrate ed effettivamente c'è il cadavere carbonizzato ed è del male. Ed è. Fammi un perception, un investigation a seconda di come cerchi di determinare. È messo molto male. È messo malissimo, infatti mi viene il dubbio che sia lento. Cosa? Per percezione oppure. Un investigation, cioè tipo percezione se cerchi di guardare tipo peso e
dimensione della carcassa. Investigation se cerchi invece di controllarlo. Medicina, okay, per capire le cause della morte? Beh, quello è successo automatico, è molto carbonato. Allora, Amber, boh, sì, questi mezz'uomini sono tutti uguali, potrebbe essere anche lo gnomo per quanto ti riguarda. Kallus, sì, è l'elfling, ti avvicini ai resti carbonizzati, lo osservi e noti anche che alla cintura che si è carbonizzata c'è ancora legato il pugnale che avevi notato quando si è imbarcato. Questo pugnale ha sul fodero un'effigie. Lo raccogli, lo guardi da vicino, sì, lo sta. Storia. Da dove vieni? Non so se mi sentite. Sì, sì, sì. Ok, sì, sì. Ah, ok. Cioè il lancio 21 manuale. Sai benissimo dov'è, che simbolo è questo. Questo è il simbolo del Boromar Clan, una delle mafie più influenti, una delle famiglie mafiose più influenti di Shari. Li conosci bene perché in realtà sono stati tuoi clienti anche in altre occasioni. Infatti ti stupisci che non si fosse presentato come membro del clan. Sei noto al clan, sei un alleato del clan. Ma il fuoco da dove si è propagato? Da dove si è... Adesso una cosa alla volta. E quindi lo riconosci come elemento di questo clan che appunto è molto popolato da elfling, per lo più elfling, mezzelfi, elfi, sono più o meno più comuni nel Boromar clan. Amber, fammi un tiro di investigation. Cosa stai scappando? 'Complimenti per i tiri stasera, Cesare. Ma vaffanculo, va. Comunque, fondamentalmente è tutto carbonizzato, non riesci a capire da dove è partito il fuoco. Ma c'è una finestra che dà dall'esterno? No, non ci sono oblò nelle cabine. Perché appunto è una ex nave militare dismessa e riadattata, e non ha finestrini sotto. E l'elfling nelle mani stringeva qualcosa? Quando controlli effettivamente vedi, mi piace perché hai avuto l'intuizione, se no hai che sentire il basso, vedi che aveva una mano protesa verso qualcosa. Cerchi in quella direzione e trovi un borsello di cuoio nero. Non è bruciato il borsello che di cuoio. È appoggiato da qualche parte? È a terra e per metà sotto il letto carbonizzato. Ok, lo prendo. Cosa c'è dentro? Lo prendi, lo apri e all'interno vedi questo. C'è questa fiala dentro, cioè dentro il borsello, c'è solo questo. C'è questa fiala. La vedete, sì? Perché io ho fatto short wall, non so. Sì. La muovi leggermente e sembra contenere del sangue denso. Non sapresti dire che cos'è o a che creatura appartiene. Sicuramente non è sangue umano. Né elfling, né mezz'orco, né gnomo, eccetera, eccetera, eccetera. L'etichetta non dice nulla, c'è solo un intricato disegno. E avvicinando l'etichetta alla fonte di calore... Mi stai saltando, non ti sento. Avvicinando l'etichetta ad una fonte di calore, esce qualcosa? Non so dove è una fonte di calore, ma... prendi lo zaino dell'alchimista, insomma, ti ingegni. Ma l'etichetta rimane così, con questo intricato disegno. Cos'è? Stappando la
la, la fiata. Allora, il tappo di sughero è stato cerato in modo che la bottiglia rimanesse chiusa e non potesse avere perdite in nessun modo. Okay, però puoi aprirla. È sigillato. Sì, è sigillato, però puoi rompere il sigillo e aprirla. Io saltellando da dietro le gambe, rompendole i coglioni ad Amber, riesco a vedere il simbolino che c'è sopra? Simbolino sulla... sulla ampolla. Sì, riesci a vederlo, però non ti dice nulla, è solo tale. Ok. Per quel che ne sai tu, ovviamente. Sì. Tu, anche tu, Callus, guardi il disegno. Sai che probabilmente per un membro del clan magari potrebbe indicare una craccazione di qualcosa, ma non ne hai idea. Questo Halfinger è mischiato in qualcosa di losco. Sembrerebbe che sia propagato nel momento in cui abbia cercato in qualche modo di prendere questa fiala. O forse questa è una fiala di resistenza o qualcosa del genere. Voleva dare fuoco alla nave, voleva proteggersi. Avevamo debiti con qualcuno? Vedi che mentre stai sparando ipotesi, lo gnomo si avvicina. Beh, se permettete io sarei anche un esperto alchimista, magari potrei provare a capire che cos'è questo composto. Prego. Amber, gli cedi la polla? Sì, vedi di non fare casino. Vedi che si sposta nella sua stanza. Non so se lo seguite, immagino di sì. Sì, certo che sì. Apre lo zaino e rompe il sigillo, stappa l'ampolla, annusa e rimane un attimo stupito dall'odore. Fa, non sarà mica? Vedete che prende con un piccolo dosatore una goccia, la mette nell'alambicco e fa che ribolle questa sostanza biancastra dentro, che immediatamente assume questo colore di ghiaccio. Vedete lo gnomo tappare immediatamente l'ampolla, si gira verso voi si con gli occhi esperimenti, non facciamo esplorare nient'altro, con gli occhi spalancati, e fa, beh, ma questo è sangue di drago, e mi fate tutti un tiro di storia o arcana a scelta. Andiamo a vedere. Master, ma io storia non ce l'ho. History non ce l'hai, com'è possibile? No. Amber, scheda. History, eccolo qua, c'è il zero. L'ho lanciato io. Arcana. Perché non lo io lascio cioè tiro un velo pietoso sui miei tiri perché io non ho tirato sotto il 18 tipo. Ho notato MVP Dorothy. Va bene. Allora, il patto l'ho fatto Amber, nella tu realtà. Hai vissuto in una tribù, non hai idea di che cacchio sia il sangue di drago. Dorothy, tu hai letto sangue di drago, e Carlos, tu sai anche meglio di Dorothy che cos'è il sangue di drago. È una droga potentissima, da una assuefazione molto potente. Si dice che abbia degli effetti incredibili, cioè che dopo averlo bevuto ti senti benissimo, sei in grado di fare qualsiasi cosa. È una droga quasi leggendaria. Tu, Dorothy, hai letto che si chiama sangue di drago per l'aspetto, ma dentro ci sono vari componenti. Ah, ok, non è letteralmente sangue di drago. C'è chi dice che per ottenere il vero sangue di drago, la vera droga che si chiama sangue di drago, comunque una parte di sangue di drago ci va. Ma la composizione alchemica, che hai studiato, che hai visto sui libri, lo metteva come nota a mano. Inoltre, sempre in quella nota c'era scritto che draghi differenti avrebbero prodotto una droga con effetti differenti.
ma che era teoria, cioè questa parte della, della... Inoltre sai che comunque tutti i vari componenti sono effettivamente incredibilmente rari e pregiati, quindi produrla è costoso, difficile, e questo fa l'effetto di questa droga più la difficoltà di produrla la fa arrivare a un valore incredibile. È una bibita super rara che quando la bevi poi ne vuoi sempre di più, sempre di più, sempre di più, però ti dai superpoteri. È presente Carlos, quella storia che utilizziamo sul 2% del cervello? Carlos, tu sai che se piazzata nei posti giusti può essere pagata anche centinaia di migliaia di monete d'oro, perché è veramente... Dammi qua! Allora, era nella mia nave, no? E quindi adesso... Tu sai anche... che quello probabilmente, cioè ora ne è la certezza, quel pacchetto era ciò che l'Elfling doveva consegnare e che probabilmente, se non ti ha detto che faceva parte del Boromar Clan, era perché appunto la sua missione era della massima segretezza, visto il valore dell'ampolla. E sai anche che probabilmente il Boromar sa che si è imbarcato sulla tua nave, anzi magari l'ha scelta apposta. Quindi ti rendi conto che il fatto che l'Elfling sia morto non è molto positivo per voi, anzi valuti se rientrare a Sharn o vendere la nave e scappare in questo momento. Magari c'è qualcosa che indica a chi doveva consegnare questa ampolla fra i suoi averi, o è tutto bruciato? È tutto bruciato, si è salvata solo un'ampolla, probabilmente l'astuccio di cuoio che la conteneva aveva qualche tipo di incantamento più potente degli incantamenti presenti sulla nave. Sono tutti qui, diciamo, qui vicino i membri, sì, diciamo del, non membri dell'equipaggio, ma i membri del sì, i passeggeri. Quando ti giri per guardarli vedi il nobiluomo che è quasi disinteressato, borbotta, scocciato. Non parla ad alta voce, quindi non sente. La nobildonna che invece è lì che sventola su Italia. Oh, Dio, un mistero, ma è così eccitante. Questa vacanza esotica è stata la migliore idea che io abbia mai avuto, ed è tutta contenta e eccitata da quello che sta succedendo. E l'alchimista ovviamente è lì che analizza la pozione e basta, finiti i passeggeri. No, non torneremo indietro, andremo fino in fondo. Non vorrei che questa storia ci crei più di qualche casino a Sharn. No, tu, Carlos, esatto, sai trovare il clan a Sharn, gli puoi consegnare la... Se non troviamo una soluzione prima, riconsegnerò questa droga ai legittimi proprietari. Resta il fatto che non abbiamo ancora capito perché la stanza è andata a fuoco, eh? E perché quello gnomo, quell'Alfing è morto. È morto male. Oh sì, è un vero mistero, vedi la donna che è sempre... Bene, cosa farete adesso? È sinceramente incuriosita o finta? Insight? Insight. Sono il più insightoso, infatti. Oh, finalmente un tiro. No, un 4. Ah, queste nobili donne sono così misteriose e indecifrabili nelle loro azioni. Ok. Niente. Vedi che è effettivamente lì che si sventola e si copre la bocca con il dettaglio. Abbiamo scoperto che cosa ha generato queste fiamme. E lo chiedi a lei? No, lo chiedo a Butch e a Amber. Amber non c'è riuscita a capirlo. Butch guarda e fa... Beh, sicuramente non del fuoco delle cucine. Fa... Luogo a cui in realtà mi appresterei a tornare.
sei sempre così utile. Poi capitano, devo lavare i piatti, le puoi iniziare a preparare la colazione domani. Mi piego con le mani sulle ginocchia, no? Come la modalità standard per parlare alle persone basse. Non so se avete mai visto il meme. Sì, ho capito. Ok, e mi chiedo a Dorothy: secondo te che cos'è che ha bruciato quella stanza, ragazzina? Ne ho una vaga idea di qualcosa. Deve essere un fuoco magico. Allora, non hai guardato, quindi non lo sai. Provo a guardarci dentro, guardo un attimino. Ok, fammi un perception oppure un investigation a scelta. Perception. No, 8. Non mi interessa molto. La stanza è bruciata. La stanza è sicuramente bruciata. E non sai, cioè esistono, hai letto nei libri in realtà che esistono tanti tipi di fuochi non naturali, insomma, il fuoco è un po' dappertutto lì dove abita il tuo patrono, e però non hai idea di che cosa nello specifico possa aver dato fuoco alla stanza. Io per me sarei in grado di dargli fuoco. Tu saresti in grado di dargli fuoco? Non mi ricordo, Scorching Ray dà fuoco alle cose. E ce la faccio una domanda da piromane. Penso di sì. No, è più veloce, non è come quelli che. Perché non è come la fireball. Che automaticamente dà fuoco alle cose che possono prendere fuoco. No, probabilmente non incantesimi con quale puoi farlo, ma hai letto sicuramente in qualche libro di questi maghi che evocano queste esplosioni di fiamme che sarebbero in grado, quindi sai che esiste una magia in grado di dar fuoco. Ci sono che fanno boom e poi fuoco e poi no, non lo so. Ma attorno al tavolo c'erano tutti tranne lei. Esatto, tutti tranne lei. Io ho una. Ce n'era. Ne mancava. Ne mancava almeno un altro. No, un incantesimo. Eravate tutti. Tecnicamente ne mancava uno. No, c'era pure il coniglio a cena. Vabbè, non è. C'era Bacci che andava e veniva. Ah sì, Bacci andava e veniva, esatto, vero. Bacci andava e veniva. Sì. Ed è tornato in cucina. No, ed è il cameriere, ricordiamocelo. È il maggiordomo. È il maggiordomo. Sì, è il maggiordomo, è molto maggiordomo. È il maggiordomo, quindi io non vorrei così proprio trarre. Per un attimo ti fulmina l'idea, è stato Bacci col candelabro. E poi fai no. No, è un'altra cosa quello lì. Un altro gioco. No, è un altro tipo di candelabro. Essendo forgiato. E va bene. Digressioni a parte, che cosa fate? Siete abbastanza a un punto morto della. Della vicenda. Quindi questo qua si è dato fuoco da solo? Oppure sarà scattata qualche trappola? Oppure sarà scattata qualche trappola all'interno della stanza? Può essere, sì. Punto. Questo è ciò che Amber deduce, qualche tipo di trappola di carabina. Armeggiava con qualche cosa con cui non era in grado di armeggiare, e probabilmente avendo perso il controllo di se stesso a causa della droga. Io mi se l'assumeva anche. No, era sigillata la bottiglia quando l'hai. Quella lì sì. Io mi farei. Non le abbiamo trovate. Altre bottigliette non c'erano che tu sappia. Okay. Posso farmi un rigiro dove c'è il carico per vedere se a naso mi vedo che manca qualcosa, c'è qualcosa di diverso rispetto alle valigie, le robe. Perception, investigation. Io rispondo al volo d'Amber. Anch'io penso che l'Halfing si sia fatto esplodere da solo come un povero idiota. Ma abbiamo ancora 6 giorni e mezzo di viaggio. Meglio che siamo sicuri al 100% che non sia stato qualcun altro.
No, le... Fai portare qui i passeggeri. Controlleremo il gioco. I passeggeri sono già lì. L'unico che se n'è andato in effetti è Bart e Dorothy. Perdonami. Dorothy... Fai... Okay. Aspetta, dammi un attimo. Dorothy non nota di particolare tra i bagagli. Non sembra che niente sia stato mosso da quando li hai risistemati. Ma Dorothy è... Perdonami, io non ho capito benissimo. Dorothy è un passeggero? Sì, Dorothy è un passeggero. E dove sta andando una ragazzina di 12 anni da sola? Alla cabina di lusso, che è l'altra sopra, sul deck superiore, di fronte, cioè dall'altra parte del deck rispetto a quella del capitano, ed è, per quanto riguarda la ciurma, tua ospite, cioè è ospite del capitano a bordo, cioè quindi un ospite speciale, ve la portate dietro da un po'. Tu sai che in realtà la stai tenendo al sicuro, costantemente in movimento, perché i suoi genitori in questo momento sono ricercati e si sono dati alla macchia. Ok. E in realtà ti stanno anche pagando per tenerla. Ok, bene. Invece Amber che ruolo ha? Amber è vedetta, fondamentalmente è incaricata di svolgere piccoli lavori di manutenzione a bordo che può fare chiunque, e in più è colei che grida pirati quando stanno per arrivare dei pirati, tipo 10 secondi prima che anche quello li potesse tentare. Ok. Di a quell'idiota di Butch che non serve, che continui a lavare i piatti, e che portassi subito qui tutto quello che abbiamo caricato prima di partire. Diamo un'occhiata. Sai che la stiva è lì di fianco, quindi sai che è più facile raggiungere mettere le persone dove ci sta il carico che è carico verso. Ma io non ho voglia di andare più fin di là. Ci vorrà un po', ci sono i bagagli, ci sono anche le vostre merci che avete acquistato ad Underpop, perché come dicevo prima fate un po' di commercio. Comunque sì, vabbè. Ci stiamo spostando tutti nella stiva. Sì, la stiva è tipo collegata, non ci sono porte tra la stiva e il corridoio delle stanze. Quindi vi radunate tutti lì. Però io devo chiamare un attimo una pausa perché mi sto pisciando. Sì, anch'io volevo chiamare una pausa. Stavo per dire, vi radunate tutti lì, osservi i passeggeri che ti guardano e pausa. Ok. A tra poco, raga. Allora ci rivediamo fra un 5-10 minuti, il tempo sciacquarci un attimino e rinfrescarci, e tu... Ok, lui è già andato. Ciao ragazzi, ci vediamo fra poco. Ciao, 5 minuti. A tra poco. Ciao.
Thank you.
E rieccoci. Rieccoci. Allora, c'è stato un assassinio molto particolare, perché la vittima erano presenti alla cena, mentre solo Butch faceva avanti dalla cucina. E inoltre è avvenuto in una modalità molto particolare, perché sono state usate delle fiamme e l'aeronave non può prendere fuoco per mezzi normali. Inoltre l'Elfling, la vittima, era un membro del Bormor Clan, una mafia molto famosa che il capitano conosce molto bene, e trasportava una fiala di una droga molto molto... Quindi il capitano ha riunito tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio nella stiva e... Mi dispiace molto, ma dovremmo perquisire i vostri averi, giusto per sicurezza. Vedi che... Avete qualcosa in contrario? Quello che ha portato finora dice: no, no, assolutamente. Che razza di modi sono perquisire i nostri averi? Non è buona creanza. Come si permette? Vedi che anche la moglie lo guarda. Sono il capitano e fin tanto che siamo in viaggio sono la massima autorità su questa nave. Vedi che interviene pure la moglie, fa: su, via, caro, dai. Non essere così ostile nei confronti delle cose. È così emozionante che guardino pure tra le nostre cose. E vedi che... sì, non è un problema, capitano, se... certo... vi ritroverete a sbirciare anche nella biancheria di una nobildonna che fa una risatina molto civettuola quando dice ciò che si sbirca. E il marito torna a borbottare cose. Amber, partiamo proprio da loro, va? Ma domanda tecnica, shifting, io se assumo le sembianze per esempio di lui, ne diventi un lupo. Anche l'ho fatto? Esatto, cioè tu hai vantaggio alla di saggezza, nel senso che i tuoi sensi si acuiscono, però non è che diventi un lupo, ti si tipo deforma il cranio, la faccia, si allunga leggermente, ti si allungano i denti, gli occhi diventano come quelli della bestia di riferimento, le orecchie si appuntiscono. Allora lo faccio più che altro per cercare creature, persone nascoste. Allora lo fai e mi fai un tiro di percezione con vantaggio a questo punto? Sì, con vantaggio. O no? Sì ok, percezione, eccolo qua. Ok, i tuoi sensi acuti di bestia, di predatore, ti fanno immediatamente individuare i topolini di bordo, che sai, non dico infestare la nave, ma abitare la nave almeno quanto puoi. E sai però che sono anche creature completamente innocue, anche se quando li vedi sprazzare ogni tanto ti verrebbe voglia di cercare di acchiapparli. L'altra cosa che percepisci sono gli odori dei membri dell'equipaggio, dei passeggeri, ognuno ha il suo tratto distintivo, e senti che effettivamente la valigia della nobildonna, quella da cui sono usciti i libri, ha un odore particolare. Non sapresti dire che cos'è. Allora comincio ad aprire quella e a guardarci dentro in maniera frenetica. Lo apri, butti via vari libri che a colpo d'occhio sembrano degli armoni, versione Eberron, libri romance orribili, licantropi, donne. Twilight. Esatto, di posse e segretarie,
particolare. Ne spagino uno. È orribile, è illeggibile, viene quasi da vomitare. Sono incredibilmente sdolcinati. Anche chi li ha scritti probabilmente conosce molto bene il suo target. E lo stile è abbastanza pigro. Letture impegnative, mia signora. Però vedi che la nobildonna si avvicina. Ah, beh, sì, vedo che la vostra amica ha trovato la mia collezione. Poi lancio il libro e fa piano con quelli. Che costano un sacco. Sono i miei libri, sono i miei libri preferiti. E si mette a parlare in maniera civettuola col capitano. La tua attenzione viene attirata da questo libro, che adesso che lo tieni tra le mani riconosci all'odore dello zolfo. La copertina è spessa, è rigida, è spessa, e il libro è tipo di questi. Sulla costa sono incastonati dei rupi e ci sono dei finamenti in oro. Quando lo tocco, dei rubini? Sì, dei rubini e dei finamenti in oro, cioè sembra essere di valore il libro. Quando lo prendi in mano, la nobildonna si agita e dice subito: fai attenzione con quello, quello è veramente di incredibile valore. Lo apri e non capisci niente, sì, di quello che c'è scritto dentro. Cos'è? Lo faccio vedere anche a Kallous e a Dorothy. Allora, non riesco a leggere. Kallous, tu non hai idea di che cosa ci sia scritto dentro. Queste sono rune? Sì, è una scrittura molto strana, non hai idea di... Ragazzina, ci capisci qualcosa qui? Lo riesco a leggere direttamente? Tu lo leggi. Vedete che io faccio... Sì, quel... Sì, quando lo legge sembra che la luce all'interno della stanza affievolisca. Anche la nobildonna strapazza gli occhi e pure il nobiluomo. Lo gnomo inizia tipo a tenersi il cappello e un brivido gelido vi corre lungo la schiena e sentite l'urgenza di fermare Dorothy. Ok, può bastare. Vedete tipo delle ombre che iniziano a muoversi intorno ad Dorothy, pian piano che avanza nella lettura, i suoi occhi diventano di un colore rosso acceso. La bambina dodicenne, sempre così allegra, eccetera, ha un aspetto terrificante, tipo bambina dei film horror. Il suo pallore, il suo candore nobiliare di solito la fa semplicemente apparire carina, in questo momento è terrificante. Poi volevo concludere, continuo a leggere, poi dice e poi va avanti un po' così. Appena smette di leggere il contenuto, tutto torna normale di colpo. Beh, è quasi frastornante il cambio. Ci ho letto qualcosa di cosa parlava di fondamentalmente parla dell'inferno, dei diavoli, dell'ordine gerarchico, di come funziona, e è menzionato, sono cose che conosci perché hai già letto questo genere di libri, probabilmente tuo padre addirittura ne possedeva una copia. E che è anche il motivo per cui hai imparato a leggerlo. Ah, sì, qua parla dei cerchi e delle schiere. Signora, dove avete preso questo libro? Vedi che si sventola un po' il ventaglio per riprendersi da Dorothy e dice: ah sì, beh, come vi ho già raccontato a cena, i salottini di Sharna sono molto noiosi, ma mi è capitato di avere tra le mani questo raro libro e sì, beh, nel tempo libero mi sono messo a studiare. Oh, che imbarazzo, avete scoperto la mia piccola passione. Per la
Necromanzia? Oh, non sia sciocco, capitano. Anche lei non è. Non si parla né di suscitare morti né di demoni. È tutta un'altra cosa. La vedete, è quasi una nerd nel spiegarvi questa cosa. E nel libro vengono descritte gli eserciti degli inferi, i diavoli, i maggiori, i minori, palesano come contattarli. Vedete, fa un'altra risatina cipolla e si. E anche come evocarli? Beh, sì, c'è scritto qualcosa, ma io personalmente non sono in grado. Ho cercato di evocare un piccolo imp una volta, ma purtroppo non è successo niente. Però le candele si sono spente. E una stanza della mia nave è andata a fuoco. È il tipico oggetto che va denunciato quando viene portato al bordo di una nave. Maledizione. Oh, ma su, capitano, il libro è rimasto tutto il tempo nella valigia e da solo non è in grado di andare in giro e dare fuoco alle cose. Certo. E non credo neanche che possa prendere fuoco da solo. Vedi che lo dice con una punta di dubbio. No, ma secondo me sta... Intuizione. Sì, anch'io. È sincera. Capite che è semplicemente una nobildonna annoiata, Amber, questo che è uscito, che cerca stimoli dalla vita e quindi si è messa a studiare l'occulto e l'inferno e cose. Però capisci che è innocua, non credi avere nessun potere e non essere neanche così esperta dell'argomento. Ok, va bene. Negli altri bagagli troviamo qualcos'altro? Trovate i bagagli con i vestiti, la biancheria, i souvenir, questo tutto tra gli averi dei nobili. Mi fate un investigation, chi? Amber, immagino. Intanto andavo a memoria a citare: quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo sì. Essere vivente che gridava, vieni. La vedete che fa? No, non trovi nient'altro, roba... anche gli averi dell'elfling, che aveva una valigia, sono vestiti, razzini da viaggio, nulla di particolare. Il chimista appunto non aveva dei bagagli estiva e infine... il nobiluomo ha un solo bagaglio al controllo della moglie e ha delle scartofie che non attirano niente, cioè è normale carta. Ma tra l'ultima persona che è venuta e l'incendio, quanto tempo è passato più o meno? Abbiamo mangiato tipo 2 ore? Allora, la cena è durata parecchio ed effettivamente c'era lì con voi da un po', non sapresti dire quanto, però ha portato il dolce, avete chiacchierato, poi ha aperto le pietanze, vi ha versato il vino, però è stato lì su con voi. Oh, io raga, altre idee. Su cosa stava lavorando lo gnomo quando l'avete interrotto, Amber? Stava lavorando sul suo esperimento, questa fiala di schiuma che gli avete visto lanciare per spegnere le fiamme. Ah sì sì, esatto, capitano, è la mia schiuma di corafiamme, è in grado di spegnere qualsiasi genere di fuoco e purtroppo sono riuscito a sintetizzarne con successo solo 2 e la vostra, lei, indica Amber, mi ha interrotto prima che io potessi sintetizzare la terza fiala. E come testavate queste vostre fiale in grado di estinguere le fiamme? Il fuoco liquido? Sì, ho delle boccette di
fuoco dell'alchimista, vedi, certo, che tira fuori delle boccette che hanno tutto il liquido verde acceso. Maledizione. E però non ho fatto nessun test a bordo, ma io l'ho brevettata. Vedi che si controlla. No, è tutto qui. E come dicevo, sì, l'ho brevettata. Il viaggio a terra in laboratori anormal. Non sono mica un discepolo, un pivello. Non rischierei mai di farsi saltare in aria le mie intenzioni. Quello succedeva almeno una volta. Dorothy, sinceramente, hai già visto questo libro? Lo hai già letto oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio no, lo leggevo nella vecchia biblioteca, ma no. Sei sicura di non aver evocato qualcosa oggi pomeriggio? Non sarebbe la prima volta. Tutti osservano questo cambio di parole molto interessati e probabilmente una punta di preoccupazione. Non mi pare. No. Tra l'altro, intanto mentre lei dice non mi pare, vedete il coniglio zombie che saltella. Certo. Mi posso fidare di te? Sì, nel senso che non sono ancora riuscito a trovare qualche compagno di gioco per Fiocco, quindi semmai te lo presento. No. Ok. Però alcune, io la posso sapere sta roba, qualcosa sugli imp tendenzialmente? Sì, sui diavoli minori. Inferiori sai, sui diavoli minori sai tutto, compresi anche diavoli spinati, hai una conoscenza abbastanza estesa della tua. Quello che ha detto la signora, gli imp sono capaci di essere, di restare invisibili. L'avrei rifiutata se fosse stata invisibile. E allora non c'è. Invece non sento odore. Magari non è qui. Ma maledizione, potremmo Bene. Avere un diavolo invisibile in giro per la mia nave. Di che Clarence si avvicina a fare. Sono dei capitano, top. Capitano, dovrei tornare al timone. Non è saggio lasciare la nave. Con la rotta è stata troppo a lungo. Però se posso permettere di allentarvi, se sarebbe il caso di perquisire pure le stanze di Osa. È quello che stavo per fare. Indubbiamente, capitano, e vedi che preoccupa di lasciare in mano la situazione, se ne va. È preoccupato di lasciarmi in mano la situazione? Sì. Amber, usa quel tuo maledetto naso in giro per la nave. Cerchiamo. Okay. Io ti aiuto a cercare in quella della signora. Sì, vedete che dicendo ciò Dorothy si fionda nella stanza dei nobili. Ah, e lì, come prima roba subito. Come prima roba mi vedi che inizia a saltellare sul letto della signora mentre mi guardo in giro, cioè mi guardo in giro per la stanza, però mi guardo in giro mentre saltello. Sempre a scelta investigation o perception. Questo lo tengo io. Beh, io andrei più di perception perché non sono molto attentissima, però è più se qualcosa capta, no, un po' di strano. Voi, mia signora, venite con noi. Bash, tieni d'occhio lo gnomo e che non faccia nulla di pericoloso con i suoi agenti. E Amber, ti guardi intorno e non noti nulla di particolare. Però nel momento in cui ti affidi al tuo olfatto, senti lo stesso identico odore del libro provenire di zolfo, provenire da, che adesso capisci comunque essere collegato in qualche modo ai diavoli, da una statuetta. La statuetta rappresenta è appoggiata sul tavolo, mi sto scrivendo, e rappresenta un mastino nero. È fatta di ossidiana. Se ti avvicini la prendi, la ispezioni, sembra una statuetta normalissima. Tuttavia la rappresentazione del mastino
è abbastanza spaventosa, è molto feroce. La posizione, la raffigurazione in scena. E inoltre pensi che sia anche abbastanza di cattivo gusto pure per dei mobili eccentrici da tenere esposta a questo. Ok, la analizzo per bene, la faccio vedere anche a Dorothy. E Dorothy, mi fai un arcana? Arcana? Sì, fammeli fare questi tiri, ti prego, perché so il manuale a memoria, quindi non io volutamente non uso, però so cos'è, sai cos'è. Cos'è un mastino infernale, sì. Un elound. Sai cos'è un mastino infernale e sai che cosa sono le figurine delle meraviglie. E dice, oh, questo potrebbe essere un giocattolo divertente, uno di quelli che lo lanci e arriva un... uno dei cani del nonno. Cosa? Ma sì, è sono dei grossi cagnoni che sono molto... che si slappano così tutto in giro con la lingua, però poi emettono anche delle fiamme. Quindi possono dare fuoco? Beh, sono fatti in parte di fuoco, sì. Comunque si esalano fuoco, cioè fanno... fuoco. Chi cazzo ha fatto salire questa attrezzatura sulla mia nave? Come... liberiamocene subito. Potrebbe valere qualcosa? Vale sicuramente un sacco di soldi. Capitano, io penso che... l'oggetto magico è anche abbastanza... Vai, io penso che i due indizi fanno una prova, eh. Ora, secondo me... non so se... capitano, fai camminare lungo l'asse? Li fai camminare lungo l'asse? Do per scontato che avete lasciato i passeggeri con Batch nella stiva. Sì, gli altri due sì. No, la signora ce la portavamo dietro. Ok, allora la signora è lì con voi e fa... ma... bambina, cosa stai dicendo? In che senso è... cosa? Tu fai... mia signora... Wow. Fuoco. No, è solo una statuetta, non è nulla di più, lo saprei se potete. Oh, cioè, se vuoi ti faccio vedere come si fa. Chi ve l'ha data? No. Non è mia, è di mio marito, l'ha comprata a Sharn. Gli piace particolarmente, se la porta sempre con sé. Questo vi mette in una cattivissima luce ai fini dell'indagine. Ma non vorrete credere alle parole di una bambina fantasiosa. La indica c'è tipo Dorothy. Sì, io do queste informazioni, dopo mi stavo rimettendo a saltellare sul lettone, cioè così. Quanto è grande più o meno la statuina? La posso prendere agevolmente? Sì. È un po' più piccola in realtà di più. Me la metto nella... Esatto. No, non me la metto da nessuna parte, la do a Amber, tienila tu. Tipo una miniatura huge di D&D. Sì, tipo una miniatura huge. Tienila lontana da entrambe, direi. E indico sia a Dorothy che la donna. Di vostro marito, Interroghiamo il marito. Sì. Ok. Nel dubbio però legherei le mani della signora, nulla di personale, mia signora, ma se potete porgermi le vostre mani. La signora fa, ma è proprio necessario, e vedi che si lascia legare, e quando ti avvicini a lei per legarlo, oppure gli metto un paio di manette, magari ce l'ho. No, non c'hai le manette, la leghi con la corallina. Ma quando la leghi e stringi i nodi, la senti che ti fa una smorfia, tipo ti strizza l'occhio. Il 50% delle storie di quei libri parlano di... Esatto, quindi lei probabilmente ci sta prendendo gusto. E ritenetevi fortunata che non vi metto nulla in bocca per evitare che pronunciate parole pericolose, mia signora. Ti sorride ammiccante sempre. Pensa che sia un'allusione di qualche tipo.
tiro fuori la cimitarra e vado verso la stiva. Ok, mi fate vedere come vi disponete. Allora, lei abbiamo detto c'è una cosa che posso fare, che mi è venuto da, però questa è da giocatore che non avrei lo sospetto, però posso, vabbè, non lo so se farla. Vai, dimmi. Per me è sincera la signora. Fammi un insight. Ok. Vabbè, qua ho tirato. Ah, queste nobili donne decifrabili. È già la seconda volta, Esatto. Queste nobili donne indecifrabili. No, non sei distratta, sono distratta. No, sei troppo piccola per queste cose, non capisci i sentimenti della nobile signora. Guarda, te lo scrivo che cosa l'avrei voluto dire, che cosa avrei voluto dire. Te lo scrivo, te lo scriverò in privato. Ma più tardi o adesso su WhatsApp? No, vabbè, te lo metterò su WhatsApp. Tu vai pure avanti. Va bene. Io non riesco, mi fate a vedere come vi disponete. Non riesco a muoverlo. Allora, aspetta. Mi dovete, adesso cancello i token e me li dovete ritrascinare voi, ok? Da dove? Dalle schede. Personaggio, tu vai sul tuo nome e lo trascini. Ok. Non so, è questa la stanza dei nobili? La stanza dei nobili è dove c'è la signora. Aspetta, mi ha selezionato tutti quanti. Allora, non ho capito che devo fare. Beh, io sono qua. Devi andare sul dove ci sono le schede personaggio e trascinare il tuo nome sulla mappa. Si segnano le ferite o segniamo i punti ferita totali? Le ferite. Come preferite voi. No, allora preferisco segnarmele perché so che ho 27. Ok, va bene. Si può usare pure gli automatismi. Sì, però non me li ricordo più. Esatto, come ha fatto Rabeli. E va bene, quindi che cosa fai, Luca? Sei lì con la... Io non so dove sono. Cioè, allora, ti sei spostato? No, mi sono messo casualmente. La stiva sarebbe questa, quindi. No, quella è la stanza dei... Quella è la stanza. No, andiamo insieme allora dal sì. Marito. Sì, ma dove lo vogliamo interrogare? Nella stiva? Lo raggiungiamo. Chi era sulla signora che la stava ammanettando? No, l'ha già legata. L'ho già legata, sì. E allora ci invertiamo. E allora andiamo dal marito, dai. Mettiti lì. Io ero sul lettone, non so voi dove siete e dov'è la tizia. La tizia è stata fatta sedere su un lato del letto e ti osserva saltellare. Ed è legata. Sì, sì, è legata con polsi dietro la schiena. La stiva è quella, giusto? Sì, la stiva è quella. Ok, andiamo. Lasciamo la signora lì e andiamo. Non si muova da questa stanza, anzi la chiudo dentro, dato che ho una copia delle chiavi. Sì, sì, hai una copia delle chiavi, la chiudi. E Dorothy? No, Dorothy viene con noi. Quindi la fai uscire a forza. Certo, okay. La prendo per mano e la trascino fuori. Guardi, Flavio, ci sei? Io ci sono. Cioè io ero che ogni tanto mi spaventa il silenzio. Dorothy è spaventosa quando è silenziosa. Io ero lì che saltellavo e guardavo un po' la scena. Però ero un po' attratto. Aspetta, ero un po' attratta dall'andare anch'io a vedere il signore. Quindi. Uscendo dalla stanza lo puoi dire a prescindere. Comunque, è un letto che mi è scritto. No, perché ovviamente no, sarebbe fuori roba, perché non l'avrebbe avuto modo di saperlo il personaggio. Ok. È mia intuizione di giocatore, non è proprio metagaming assurdo. So. Sì, ma non ci hai preso, ho letto, però la frase gliela puoi dire lo stesso, ci stava.
cosa. Va bene. Vai. Va bene, non ci dici nulla. No. Tanto non l'avresti capito perché... Va bene, okay. Non importa. Va bene, dai. Ok, vi... Scendiamo nella stiva. Siete già su, cioè, siete già sotto nella stiva. Andiamo nella stiva. Ho questa idea che la stiva è ancora una coperta sotto. No, ci sono solo due denti. Ok. Nessuno è rimasto con la signora, però, alla fine. No, è chiusa dentro. Ah. Quando arrivi, avete chiuso? Bach si guarda. Sì, ha chiuso Carlos. Bach ti guarda e ti dice: capitano, io a questo punto andrei a lavare i piatti, se me lo concede. Vai. Portati dietro anche lo gnomo, non ci serve. Si porta dietro lo gnomo. Che ti mette lo svelto. Esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Doppia schiuma. E cosa dite? Niente, interroghiamo un attimino il... Dov'è mia moglie, di grazia? E... Che cos'è quella statuetta che avete in camera? Che cos'è questa? Vedi che fa un passo indietro e fa... Quale statuetta? Questa. Quando dici questa, gliela fai vedere, fa un altro passo indietro. Vi guarda e fa... È solo una normalissima statuetta. Intuizione. Vai. Sì, anch'io. Vai. Tu hai vantaggio ancora. No, beh, in teoria saresti tornato. No, a me dura un minuto. Esatto. Ok, aspettiamo anche il capitano. Non ne hai idea. Le emozioni umane ogni tanto ti sfuggono, Carlos. Mentre invece Amber sta mentendo palesemente, sta sudando, ha spalancato gli occhi, si è allontanato da voi. Ok, lo avvicino con fare minaccioso. Avanti, appena, il sacco. Appena si sente minacciato. Gli ringhio addosso. Ti renti mi dire. Cos'è tutta questa? Appena si sente minacciato. Ho sbagliato a cliccare, perdonatemi. Ok, appena si sente minacciato, fa un altro passo indietro. Tu adesso hai fatto un passo avanti. E dice in una lingua che voi non capite, ma che tu, Dorothy, sì. Grida: Kuro, vieni! La statuetta che tenevi in mano diventa incandescente, ti cade davanti, rotola un pochino perché gli dai un po' di vettore di spirito, dai un po' di... E non avevo fatto... vedi che un po' che me l'ero dimenticato. Vabbè, quello che vedete, la statuetta prende fuoco e inizia a gonfiarsi. Quello che vedete di fronte a voi è questo. Se cliccate sull'immagine non si apre, peccato. Però vabbè, dovreste riuscire a vederlo. Ok. E... tirate iniziativa. Allora, Master, io posso usare la mia reazione per uscirmene dall'avvicino? Me la farà girare? Puoi al massimo andare di fianco al capitano. Ah, scusami, mi ha dato non valido che... selected. Devo selezionare. Dovete cliccare sul token prima di cliccare sull'iniziativa. Oh, quindi... shit, è vero il token. Ritiro? Ti ritiro, vabbè. Sì, ritirate tutti. E a lei. Beh, bene. Tirare anche la sua. E a lei. Va bene. Dicevo, Amber, se vuoi puoi, prima che il combattimento cominci, scattare indietro e portarti di fianco al capitano. Fino a metà della mia velocità posso spostare, no? No, perché te lo concedo gratuitamente starti di un quadretto, giusto? Se non vuoi essere direttamente in Qua dici?
Aspetta che ho la scheda del mastino aperta, che ho qua un sacco di spazio sullo schermo. No, dicevo di fianco. Ok, qua. Ok. Va bene. Quindi, Dorothy, cosa fai? Allora, Dorothy un po' sorride perché inizia a vederlo come divertimento e no, non è ancora il caso. Semplicemente direi: ammazza questo mostro, ragazzino. E dice: a voi faccio occhio alle fiamme. Le sue ossa sono come tubi di bronzo, le sue ossa come sbarre di ferro. E lancio l'Eldritch Blast. Col repelling. Va bene. Dov'era qua? Avevi il repelling? Sì, non mi ricordo. Mi pare di sì, l'ho guardato. O dovrei avere repelling blast. Sì, hai repelling blast, giusto. Sono due a questo livello, vero? Al quinto? No, siete al terzo, quindi. Ah, siamo al terzo, quindi uno. Allora ci devo cliccare. Sì. Eldritch Blast! Direi che è decisamente preso. Colpito. Tirami i danni. Si clicca sul nome, giusto? 8 e 10 feet indietro. Allora, aspetta che metto i punti di vita. Puoi mettere anche la colonna sonora del computer. Hai ragione, vai. Scusami. Bam, bam, bam. Allora, ah no, okay. Qua. Allora, deve tirare. Tre, cinque, sei, sette, ok. Ok. Va bene. Va di 10 feet, hai detto? Sì. Ok. Perché lo lanci e va a sbattere contro l'uomo che urla e si sposta. E io poi mi allontano. Va bene? Mi allontano. 1, 2, 3, 4. C'hai il righello, ti ricordo, eh? Ah, è vero. Ma cos'è il righello? Come si fa? A destra c'hai. Bravo. È un pettine, tipo. Ecco. Un pettine dentro un occhio. Ok. Vabbè, ma conto, eh. 1, 2, 3. Ma sì, me ne vado qua nell'angolino, tanto. Qua. Ok. Va bene. Basta. Amber? Devo cliccare qualcosa per fare fine round. No, lo faccio io. Ma io gli lancio una balestrata. Ma a loro, vi ripeto, cosa avevo detto, attenti alle fiamme. Sì, il vecchio, il nobile cosa fa? Si sta nascondendo. Ok. Allora, io mi metto qua, continuo ad avere linea visuale. La stima No, è alta. Dietro a tutti i bagagli non li vedi. E allora provo ad andare. No, quanto c'ho io di movimento? Allora, c'ho. Dove sei? 30. Considera che camminare sopra la scialuppa è un terreno difficile, nel senso che la devi scavalcare, eccetera. Dovrei riuscire ad arrivare qua. Fammi vedere. Allora, sei partito da. Mi sta crashando il Chrome. Sei partito da.
Allora, diceva, sei partito da qua. No, un quadretto indietro. Ok. Allora, io rivolgo la battuta verso il nobile. Da lì non lo vedi. Sparo, non ma lo c'è lo spigolo. Diciamo che ha tre quarti di copertura. Vabbè, allora gli punto la palestra addosso. Guarda, fermati, richiama. Fermati, richiama la tua creatura, oppure sei un uomo morto. Vedi che in tutta risposta lui si butta dentro al. Dentro alla scialuppa qua. E si abbassa, non lo vedi più. Ok. Basta, per il momento basta. Carlos, cosa fai? Scatto in avanti verso la bestia. Sì. E mi appare la scimitarra in mano magicamente, perché sono super magico e lucente e gli sferro un fendente. Va bene. Per colpire? Non sulla mia nave. Sto dimenticando qualcosa? Spero di no. Ok, calcola i danni. Se clicchi su scimitar ti ricalcola. Sì. Sì, avevamo fatto prima l'esperimento. Ok, 7. È ancora in piedi? È ancora in piedi. Ok, azione impetuosa. Incalzo. Vai. Mancato. Cerchi di incalzare, ma il mastino si abbassa. E subito dopo essersi abbassato dovevi tirare il collo, fare questo movimento, il suo petto si sta gonfiando, riesci a vedere la luce prodotta dalle fiamme attraverso il suo ventre e poi ti investono queste fiamme infernali, le stesse che a questo punto immagini aver dato fuoco alla tua nave. Ah, ok. Reazione a assorbire elementi. Ok, mi fai anche un tiro salvezza su destrezza. Ok. Tiro salvezza su destrezza. Ho fatto esattamente la media. Ok, superato, quindi prendi solo 10 danni. No, si è arrotonda per eccesso. Okay. Però se ha fatto assorbi elementi di mezzo ancora. Assorbi elementi di mezzo, giusto? Perché sì. Ti rende resistente. Ok, resistente. Quindi fai 6. Ok. Si arrotonda per eccesso. Sì, i danni si arrotondano per eccesso. Sempre. Sì. Cioè io lo faccio sempre, anche contro il mob. Ok. Va bene. Quindi prendi queste fiamme di vestro, ma riesci a tracciare questo glifo in aria e che assorbe parte di questo fuoco infernale. E tocca a Dorothy. Ok. Allora. Non hai saltato il cane? No, il cane ha appena soffiato. Mi ha appena vomitato. Sì, aspettate, devo fare una roba. Ok, prego, Dorothy. Se vado qui, ho visuale sul cane? Sì. Okay. Sì, con le bagagli sono passi. Ok. E gli risparo. Provo a risparare. Vai. Con il... Usi sempre il repelling per spostarlo o solo per ferirlo? No, in questo caso per ferirlo, sinceramente. Non voglio spostarglielo. Okay. Da sotto. Vai. Tu... dov'era qua?
Aspetta un attimo. Sì. Eldritch Blast. Preso. Preso. Sì. Tre. Quando mai? Altri tre danni da forza. Ok, mi volevo dare un'occhiata se vedo uscire la qualcuno dalla porta, Quando passo lì. Donna? Sì. La porta è chiusa. Ok. Non ti faccio neanche tirare. Ok, perché... volevo solo vedere debuttare quando passavo, guardavo se c'ero occhio. Amber. Ok, io mi muovo. Ok. Qua. E poi gli lancio un dardo di balestra. Che dovrebbe essere effettivo. Sì, perché c'è Callus. Preso, direi decisamente. E comunque ha un arco corto, non è male. E sono 15 danni. Vedi che questa questo dardo si ficca all'interno della pelle del mastino, trafiggendolo sul piano. Vi ho detto quanti danni? 15. E una icore nera inizia a scorrere da questa ferita. Carlos. Ok. Allora, mi muovo qui. Ma okay. È tipo all'aria di essere minaccioso. Sì, certo che all'aria di essere minaccioso. Ha evocato lui la bestia, non me ne frega un cazzo. No, allora aspetta. La bestia è sicuramente minaccioso. Lui è tipo rannicchiato all'interno della sì, imbarcazione però... che si copre. Ha chiamato via questa bestia, quindi sicuramente è colpevole. Ah sì, è lui il colpevole, ovviamente. Maledetto. Poi che faccio? Spreco la spada di fuoco? Intanto un colpetto glielo do. È che non è adiacente al mattino. Cioè... No, la spada di fuoco perché ho fatto assorbire elementi mi ha incendiato. Ah, sì, pensavo la Green Flame Blade. No, quella lì. Puoi picchiarlo, sì. Ma sì. Io le schede me le sono preparate pure per loro. Ho detto, chissà che i giocatori non ammazzano roba a caso. Non attacchino tutto sempre comando. È il colpevole. Proprio a caso. Non siamo i tipi. Non sulla mia nave. Comunque i danni si arrotondano sempre più difetto, stavo leggendo. Ma minimo uno. Va bene, ok, allora continuerò per eccesso. Va bene, no. Ho iniziato così. Va bene, dai. Vai, tira per colpire. Allora, preso. Il 7 7 più il danno di fuoco. Quindi 6 da fuoco. Ok, quindi 9. Allora, noti due cose. Sta indossando sotto alle vesti un'armatura. Certo. E questa è la prima cosa che noti. La seconda cosa che noti è che quando lo trafiggi con la tua sciabola e poi gli dai fuoco, stramazza a terra. Probabilmente è morto. Bene. Vabbè, se in realtà se aveva l'aria di essere proprio una merda totale, magari cercava di infliggergli un colpo non proprio mortale. È che il fuoco non lo puoi dichiarare. No, ok, sicuramente no. Quindi, i 7 danni potevano non essere letali, ma per dei sensi fatti. Poi va in fiamme. Nulla di personale, amico. È la tutto mia di personale. Esatto. Va bene, tocca al mastino. Il mastino, che il fatto che gli hai ucciso il tizio se ne sbatte, cerca di morderti. Ok. Ha crittato, bene. Ha fatto 18 danni da piercing più 17 danni da fuoco. Ti ha scopato? Sono morto. No, beh, non riesce a ucciderti. No. Aspetta, fammi fare il calcolo. 19 più 8 più 9. 36. Ti manda a terra, sì. Ok. Aspetta, stavo vedendo se ho qualcosa.
Non mi aspettavo che il mastino crittasse, sono sincero. Cazzo, se non crittava potevo fare di tutto, ma io non ho... sì, posso lanciare un altro assorbi elementi. Sì, puoi lanciare un altro assorbi elementi. Quindi dimezzare i danni da fuoco. Esatto. Ma forse eri ancora resistente? No, solo no. Mi pare per il prossimo fino al tuo prossimo. Sì. Okay. Bene. E quindi sono 19 più. Allora abbiamo detto. Sì. 8 più 9 fa 17 più 2 fa 9. Quindi sono 19 più 9. Vado comunque giù. Dai, rimani con un punto ferita, riesci ad assorbire queste fiamme che ti investono, però stringi i denti e riesci a, a rimanere in piedi. E quanti punti ferita hai? 31 totali, però lo lascio comunque PF. Ok. E adesso volevo lanciarmi il curino prima della sinistra. Però vabbè. Era il turno del mastino ormai. Sì, ok. Avevo dato una spada, non avevo fatto nient'altro. Hai ucciso il nobile, però. Vabbè. Dorothy, che poraccia. Io li conosco un po', perché con loro è un po' inutile che gli vada di fuoco, vero? Su questi qua. È un po' inutile. È un po', lo so che è un po' inutile. E quindi... Eldritch Blasto. Okay. Vado. Vai. Che provo. Non so se basta. Mancato. Ok, allora niente. Basta. Ok. Ok, resto lì. Vai. Amber, vedi che Kallus sta malissimo, però anche il mastino è ferito. Quanto ferito il mastino, tanto... Sanguina. Non hai mai visto un mastino infernale sanguinare. Te è un ottimo risultato. Vabbè, continuo ad attaccare il mastino con l'arco, provando se... Okay. Furtivo mi vale ancora? Sì, sì, perché non è incosciente Kallus. È pippo. 8, complimenti, lo stress, l'ansia del vedere il capitano quasi morto ti sta distraendo. Ma Dorothy, che cazzo sta facendo? Dorothy. Aspettavo che ricacciasse questa bestia dal ferro. Signoro, ne ho missato uno, gli altri sono andati. La statuina chi ce l'ha? La statuina non c'è, è diventata... Si è trasformata proprio. Sì. Kallus, tocca a te. Allora, mi sparo la cura, che non ho fatto in tempo a spararmi prima per la dinamica. È un D10 più... più 3. 3. Non male. Ok. E dai. Ok. E meno un ferire. Vai. Cerco di decapitarla, la bestia. Vai. Aspetta, non è facile. Sì, sto aspettando. Sto destreggiarsi nella schiena. Okay. Tirami anche i danni da fuoco quando non l'hai preso. Caspita, davo per scontato che l'avresti preso. Cazzo. E tocca a lui. Lui c'è la capacità. Aspetta, ok, tocca a te allora. Un secondo, se no faccio. Hai usato bonus action e action. Potrei muovermi. E gli daresti attacco di opportunità, Sì, lo so. Ok. Lo so, ma potrebbe. No, resto lì. Gli giro attorno. Va bene, questo puoi farlo tranquillamente. Ok, tocca a lui che in risposta cerca di mordere. Certo. 16 colpisce? Ci bruciamo tutto, colpisce ma mi lancio scudo. Ok, cerca di morderti, sai qual è l'effetto costante dei morsi di questa creatura, quindi lanci il tuo incantesimo difensivo e
i denti del mastino affondano nell'aria. Non sulla mia nave. Dorothy. Che figata! E provo a... Sto pensando se posso fare qualcosa. No, perché anche Command non avrebbe molto senso. Allora, vabbè, ma... sai che è resistente al fuoco, ma comunque se sai anche che Scratch può fare male, eh? Sì, però 2 di 6, 4 di 6 contro 1 di 10, quindi sarebbero come dire un 2 di 6 contro un 10. No, cambio. Infernale, gli parlo e gli faccio faccuccia e provo a lanciargli command per farlo andare prono. Ok, come funzionava command? Casto a livello 2 ovviamente, perché ho gli slot di secondo, giusto? Sì, sì. Ce li hai gli slot di secondo, è questo qua. Quindi dovrà fare un tiro poi se lo vabbè no faccio solo secondo. Non serve, ma tanto è inutile. 13, deve fare un tiro salvezza Ma c'era il limite di intelligenza? Wisdom. Sì, vabbè, ok, va bene. No, il problema è che se non capisce il mio linguaggio. Per quello però io gli avevo parlato in infernale, eh? Cioè era quello. Vedi che quando parli infernale il mastino tipo alza le orecchie, tipo cane che sente il suo nome, no? Però non sembra andare. Ok, vabbè, pazienza. Vai. Sul success del tiro salvezza non è che ci sono altre robe, giusto? No. Ok. Amber. Ok, io voglio andare qua. Non so dove sia, voglio qua, ma va bene. Io ho messo il cadavere. Token. E okay. Gli voglio ribaltare la sciarpa sopra, cioè io la voglio proprio alzare sopra, sbattere sopra. Ok, fammi un tiro di atletica. Ti metti tra la paratia della nave e la sciarpa con le gambe, spingi e riesci a ribaltarla. Vediamo se... E travolge il mastino che rimane bloccato qua sotto. Sì, che in questo momento è incastrato sotto la scialuppa e sta graffiando con le zampe. E adesso lo rincoglionisco a pugni sulla chiesa. Niente, io lo rincoglionisco. Boom. Va bene, inizia a fare sta cosa. E Carlos. Se è incastrato sotto la scialuppa cercherei di sfruttare il vantaggio per... Hai vantaggio a colpire. Lo colpisco. Devo spuntare vantaggio sulla scheda, giusto? Sì. Yes. Però cazzo anche tu, nonostante sia lì, si dimena così violentemente che non riesci a capire come fissarlo con la sciabola. Tocca a lui e cerca fondamentalmente di liberarsi, ma fallisce ancora lì sotto e non riesce a liberarsi. Quanto cazzo è ciccio sta attrezzo? E effettivamente una scialuppa è abbastanza pesante. Dorothy. No, lui a vedere lui. O no? Lo riesco a vedere o no? Sì, lo vedi.
Il tuo comando ha funzionato per quanto ti riguarda. Il cane è pronto. Ok. Ok, non voglio andare di città. C'è niente, Eldritch Blast. Io pago. Oh. Prendo, presumo. Ok, sì, sì. Ho detto a cuccia 1. Una scoreggia, però va bene. Vabbè. È lo stesso ascendente che ho io verso il mio cane, più per la stessa cosa. E Amber, lui si guarda, ti guarda. Esatto. Amber praticamente si, a questo punto si abbassa sotto la chia e con l'arco praticamente orizzontale fa partire una freccia. Ok, quindi gli fai un attacco ranged ravvicinato. Sì, sì. E avresti svantaggio. Beh, da lì, non lo so. Vabbè, dai, ok. 14 non mi allontana. Beh, non sta proprio. Sì, no, va bene. Non gli do svantaggio, però 14 prende. Vuoi fare qualcosa? Non prende? No. Non prende? Non prende. Ok. Ma hai l'arco o la balestra? L'arco, sbagliato. E fammi vedere se ho altro nella... Allora, c'ho una borraccia d'acqua che gli potrei tirare addosso. Razioni, gli posso lanciare il sacco a pelo. No, direi che passo. Ok, Carlos, tocca a te. Hai vantaggio. È ancora prono. Ma porco. Porco Orcus. Porco Pelor. Vabbè, lasciamo stare il Pantheon. Direi che l'hai decisamente preso a sto giro. Io l'ho sparato un attimo, ma non so che cazzo farmene, quindi continuo a menare su di te, ma poi crepare. Vedi che lo ferisci sul collo, altra icore nera scorre. Tocca a Master, una cosa che faccio, dato che avevo ancora un po' di movimento, sì. Mi metto sopra la scialuppa. Sopra proprio, quindi significa sopra di lui. Sì, quando farà il 20 di atletica finirei prona. Esatto, non volerò operarti. Adesso lui prova a liberarsi. Ma un mastino infernale nel panico, non gli hanno mai ribaltato una scialuppa addosso, non sa come deve reagire. E quindi non riesce. Dorothy! Allora, niente, la mia roba più efficace su di lui è sempre quello, perché se è bloccato... No... Sì, lo Scorching Ray non è che... secondo me è mediamente non mi serve. Vado! Eldritch Blast! Prendo! Preso! E... due! Beh! Va bene. Ma che cazzo? È morto? Uno e no! Ander! Vedi che Dorothy sta colpendo con queste cose, queste follate d'aria. Ok, allora io scendo, mi rimetto qua, mi abbasso, faccio partire un'altra freccia. Vai. Ok. Preso. Oh, sa fa. Aspetta. Ok, dimmi come lo uccido. Ok, allora io da lì sotto praticamente provo a... al cranio, alla testa, dico, ti faccio fuori, bestia, gli lascio partire la freccia praticamente gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro e rimane incastrata nel suo cranio. E da qui il cane praticamente con un sto fuso, raga, come fanno i cani? Un muggito, come cazzo fanno? Guaito, grazie. Con un guaito praticamente si accascia al suolo. Quando si accascia al suolo vedete la carcassa del cane prendere fuoco immediatamente. E prima di scomparire vedete, prima che il paio mezzo alle fiamme entra a vedere la statuina in forma di mastino che si rompe.
le fiamme si estinguono naturalmente in qualche istante e solo della cenere rimane al posto della statua. E basta. Avete ucciso la bestia. E anche il nobiluomo. Non gli è rimasto più nulla da bruciare, solo le bianche ceneri. Apro alla ragazzi, donna. Ragazzi, io però dovrei mollare. Non vorrei rovinare la serata, ma io dovrei mollare. No, ma è finita. Faccio un epilogo di 30 secondi, dai. Vai. 30 secondi. A te l'onore. No, che a me, a te. Ah, io devo fare l'epilogo. Sì, ah, avevo capito faccio, non faccio. No, facci. Va bene. Facci lei. Facci lei. Disponete il cadavere in modo, grazie all'aiuto dell'alchimista, che non vada male troppo velocemente. E a Sharn consegnate il sangue di drago, dove il Boromar Clan vi ricompensa generosamente con 50 monete di platino. E sai che varrebbe molto molto di più, però è già tanto che non vi abbiano ucciso probabilmente. Per quanto riguarda la nobildonna, avete ucciso suo marito, e da quando è morta è rimasta chiusa nella sua stanza senza mai uscire, e avete vista comunque con il volto ricoperto di lacrime, già a vestire il nero per il lutto. Scendendo dalla nave abbiamo avuto una minaccia generica, ma non siete rimasti molto colpiti. Nulla di personale, signora. Qualcosa riguardante lo status sociale, una cosa del genere. L'alchimista invece vi ha ringraziato. C'è stato un viaggio un po' movimentato e se ne va. Consegnate anche il cadavere carbonizzato alla polizia di Sharn, adesso non mi viene in mente come si chiama, la guardia cittadina, insomma. E vi dicono di rimanere in città per ulteriori indagini, ma la sera stessa decidete di salpare nuovamente verso nuove avventure. Certo. Posso, mentre ci allontaniamo in giro, c'è Dorothy che saltellando fa: anima per te, nonno. Due. Va bene, io spero che grande Mike, spero bella, che vi sia piaciuta. Grande. Sì, a me sì. Mi fa piacere, era molto semplice. Vabbè, ora, tre ore. Esatto, e pensata per stare in tre ore. Considerate che il cane aveva, non mi ricordo quanti, 51 punti ferita, e ne avete tolti 30 in un round, e poi avete smesso di colpirlo. Ce ne siamo accorti. Però la scialuppa l'ha fottuto. Decisamente sì. Queste sono le classiche mosse stile Cesare che funzionano, che uno pensa lì. Tu gli hai tirato solo la scialuppa, gli hai tirato anche il cadavere che ci stava dentro. Vabbè. Sì, esatto. Il padrone. Allora, ragazzi, faccio... Grazie, scusatemi se la mia... Sì, non so perché ti adesso chiede. A te è saltata via la tua schedina, ma non importa. Ragazzi, ci si vede in teoria settimana prossima. È sparita proprio la tua webcam frame. Perfetto. Ah, la webcam. Il quadro. Vabbè. Non so perché, eccola qua. Era finita sotto gli altri, non so perché. Allora, ci si vede giovedì prossimo, in teoria. Dobbiamo capire un attimino se riusciamo a fare la solita giocata di Waterdeep, oppure dovremo iniziare a fare una riunione fra di noi pre-ferie per decidere un attimino cosa prepararci per il post-Waterdeep. Però lo vediamo, anche perché in teoria c'è un'altra settimana ancora dopo, quindi in teoria, però dobbiamo sentirci con gli orari di tutti.
per non proprio anche ridurci all'ultimo, non volevo finire quella roba lì così all'ultimo momento. E per il resto, ragazzi, se vi piacciono le avventure del nostro gruppo, tenderemo un pochino anche un po' più a variare nel futuro, almeno questa sarebbe la nostra intenzione. E quindi se vi piace guardare un po' di giochi di ruolo anche non sempre simili, ricordatevi di iscrivervi, di seguirci sui canali social, di iscrivervi soprattutto qua su Twitch. Se avete l'Amazon Prime e non sapete cosa farvene, potete abbonarvi al canale gratis e ci aiuterebbe un sacco. E per il resto, fino alla prossima roulette che vi passa. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.